Dal punto di vista storico, mi piace rendere omaggio a questo signore, la cui foto sembra un po' Nosferatu. Claude Shannon è stato, penso, nel disinteresse collettivo, nel senso che penso pochi sappiano chi è, uno dei grandi padri, non solo della teoria dell'informazione, di cui è indubbiamente, direi che è sia il padre sia il becchino in un certo senso, perché per molto tempo si è pensato che tutto quello che aveva fatto Claude Shannon era avere cominciato, aver aperto il mondo della teoria dell'informazione e averlo anche chiuso. Fortunatamente è venuto fuori che non è così. Negli ultimi anni, negli ultimi decenni, forse negli ultimi 10-15 anni, la teoria dell'informazione è tornata in voga, ci sono molte cose interessanti che stanno succedendo in questi tempi, quindi è anche un altro dei motivi per cui vale la pena dire qualcosa. E dicevo, Claude Shannon, che di fatto è stato uno studente bravissimo di MIT, quindi negli Stati Uniti, poco prima della guerra, e poi ha poi legato il suo nome anche a degli aspetti molto interessanti. Chi di voi abbia fatto teoria dei segnali, per esempio, conosce il celeberrimo teorema del campionamento, che è il teorema di Shannon. Ma Shannon aveva fatto una tesi di laurea che è rimasta negli annali, perché ha di fatto mostrato l'equivalenza tra l'algebra di Boole e i circuiti veri, dove passa corrente. Quindi, insomma, era un ingegnere con un forte e spiccato senso della matematica. E le cose che ha fatto in teoria dell'informazione e della comunicazione, che noi non vedremo, perché chiaramente non si possono raccontare a scuola, però, come dire, hanno avuto un'influenza poderosa nello sviluppo, direi, dell'informatica e in parte anche della matematica. Allora io comincio secco con quella che viene chiamata, che è quella che si chiama l'informazione di Shannon. Siamo tutti abituati a pensare che si possano misurare cose come le lunghezze, i tempi, la velocità, il peso, la temperatura. Ma forse non è immediatamente nelle nostre corde, o se facciamo un'inchiesta in giro, pensi che si possa misurare l'informazione? Probabilmente la risposta di tutti sarebbe no, l'informazione è qualcosa che non si può misurare, che è impalpabile. Ovviamente per definire che cosa sia l'informazione bisogna anche definire che cosa sia, per capire in che senso e perché potrebbe essere misurabile. Allora facciamo subito il primo aggancio con i fondamenti di probabilità. Quindi se abbiamo digerito che cos'è, abbiamo provato a digerire che cosa voglia dire associare una probabilità a un certo evento, che in buona sostanza significa non avere la certezza che questo evento si possa verificare, ma vivere nel dubbio, no? Esiste un momento nel quale questo dubbio viene sciolto. Per esempio potrebbe essere un'estrazione di un numero della tombola, io non so se uscirà il 14, a un certo punto viene estratto un numero e a quel punto sciolgo il mio dubbio, perché o è venuto fuori il 14 o non è venuto fuori il 14. Quindi l'estrazione del numero 14, la realizzazione dell'evento estratto il numero 14 è un evento che ha una certa probabilità, e se chiamiamo più piccolo la probabilità di quell'evento, Claude Shannon ha definito, fatto un po' più complicato di così, ma noi facciamo finta che Claude Shannon abbia definito la misura dell'informazione che guadagniamo dal venire a conoscenza che sia realizzato l'evento di probabilità P, il logaritmo in base 2 di 1 diviso P. Una scrittura un po' oscura. Ho anche immaginato che i ragazzi non sapessero che cos'è il logaritmo. Okay? Per cui adesso vi annoio. Faccio una piccola digressione. Che definirei apocrifa, nel senso che do quel minimo che potrebbe essere utile per seguire queste cose che ci stiamo raccontando. Mi limito ai logaritmi in base 2. Dunque, la racconterei così, come si racconta in genere, il logaritmo in base 2 è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere il numero 1 diviso P. C'è qualcuno che si può un po' spaventare per il numero 1 diviso P, e il numero 1 diviso P sappiamo che P è una probabilità, quindi sappiamo che, ma forse prima di dire questo, posso azzardare un grafico. L'idea era di fargli vedere come funziona il logaritmo, forse è più facile da vedere.
Stiamo parlando di una quantità che è positiva, se ne calcola il logaritmo e tra l'altro per i nostri scopi possiamo concentrarci da 1 in su, perché pi è più piccolo di 1, quindi 1 diviso pi è più grande di 1, quindi ci possiamo limitare solamente a quello che succede a destra di 1 e vediamo una curva blu, sono segnati alcuni punti famosi, e che ha una caratteristica che magari i ragazzi possono aver incontrato se hanno... se hanno fatto, che so, le scale logaritmiche, oppure se semplicemente hanno mai visto da qualche parte in qualche libro di scienze, se voglio mettere sulla stessa scala il Big Bang e la vittoria, che so, ai mondiali del 2006, non ci piove, devo usare una scala strana perché non ho abbastanza carta per descrivere quello che sta succedendo, potrebbero aver incontrato lì. Se non l'avessero incontrato, la cosa che gli si può far vedere è che il logaritmo è una funzione maledettamente lenta, che diventa sempre più grande, ma diventa più grande sempre più lentamente. Questa maledizione della lentezza è ben descritta dal fatto che se il logaritmo di un numero r è uguale ad s, il logaritmo del doppio di quel numero è solamente uguale a s più 1. E qui forse si potrebbe fare anche il gioco della foglia nel lago, insomma succede che ci sono delle... il tempo con il quale si raddoppia è semplicemente un giorno in più, ma dal punto di vista dell'area, l'area diventa grande molto, molto velocemente. Da ultimo, quello che si può fare, che è quello che io racconto anche ai miei ragazzi qua, quando fanno qualche difficoltà a digerirsi i logaritmi, insomma il logaritmo è un contatore di cifre. Se ho un numero e calcolo il logaritmo, la verità è che sto contando quante cifre ha il mio numero. Per essere più preciso, se fosse espresso in binario e misuro in base 2, sto contando quelle cifre lì, meno 1. Se espresso in base 10, è la stessa cosa, solo che conto le cifre in base 10, meno 1. E poi si possono forse fare alcuni esempi che ci possono venire utili, e sono i casi facili, se 1 diviso pi è 2, il che vuol dire che pi è un mezzo, abbiamo che s è uguale a 1, se 1 diviso pi è 4, s è uguale a 2. Questi sono numeri che ci serviranno se per esempio pi fosse un 64esimo, 1 diviso pi fa 64, s sarebbe uguale a 6, se fosse 1024, nel senso che abbiamo 1 su pi, cioè pi uguale a 1 diviso 1024, avremo s uguale a 10. La verità è che per il logaritmo possiamo anche finirla qua, nel senso che lo useremo come notazione, non ci vogliamo legare mani e piedi a nient'altro che quello che abbiamo raccontato, e cioè che è una funzione che va a misurare in un qualche modo la quantità di cifre che ci servono per scrivere un numero. In questo abbiamo già fatto un'affermazione che è intimamente legata, come vedremo tra un attimo, a quella che è l'insieme della teoria dell'informazione che lega la codifica dei numeri e l'informazione che ci portano. Allora, per entrare un pochino più nel vivo di che cosa sia l'informazione di Shannon, credo che convenga farci qualche esempio. Anche tra l'altro io sono volato sopra, ma Shannon ha proposto di misurare l'informazione in bit. Se chiediamo ai nostri ragazzi o anche forse a noi stessi che cos'è un bit, quasi tutti risponderemmo, insomma tutti quelli che se lo sono chiesto e che hanno trovato una risposta risponderebbero che è l'unità minima di informazione in informatica, e tutti sappiamo che o è 0 o è 1. In effetti esiste all'interno di questa della teoria dell'informazione una sorta di generalizzazione di questo concetto che per noi sarà estremamente utile, e vedremo come in alcuni casi semplici, questo è quello che abbiamo davanti al naso, si riduca a quello che conosciamo, però ha un valore che è sempre positivo. Adesso vediamo tra un attimo cosa intendo. Cioè, facciamoci questo esempio: supponiamo di avere una moneta, quella che i probabilisti, probabilmente forse Ernesto ha chiamato una moneta onesta, a parte che le monete disoneste non esistono, ma comunque supponiamo che sia una moneta onesta, cioè un lanciatore disonesto forse più che una moneta, ma comunque una moneta onesta nelle mani di un lanciatore onesto, e sappiamo che a questo punto la probabilità con la quale con un lancio la moneta atterri testa o atterri croce è la stessa, e siccome è la stessa la somma fa 1 sarà un mezzo. Se facciamo il conto, questo vuol dire che la probabilità, scusate, che l'informazione di Shannon associata al fatto che tiro una moneta
dico, testa o croce? Dico, a parte che non ci sono più le teste e le croci, insomma, cade l'uno o non cade l'uno? E così lo guardo, sì, è uscito l'uno, allora dico, bene, questo aveva una probabilità di un mezzo, logaritmo di uno diviso un mezzo, logaritmo di due è uno. Sì, ci ho guadagnato un bit di informazione. Se fosse uscito l'altro, siccome le probabilità erano uguali, faccio il conto, tengo sempre uno. Uno potrebbe cominciare a insospettirsi e pensare che era meglio rimanere a Piacenza o forse no. Non so se, nel caso chiederei Venia ancora per 10 minuti, forse diventa un pochino meno, forse un pochino più intrigante. Dice, ma cosa c'è di strano? Perché dovrei stare fermo ad ascoltare queste cose? Beh, proviamo a complicarci un po' la vita. Immaginiamo di lanciare una moneta truccata. Allora, cosa succede se lanciamo una moneta truccata? Beh, tanto trucchiamo una moneta, ma poi la trucchiamo in modo tale che i conti siano facili. Quindi la nostra moneta, si dice, perché ce lo siamo detti noi, 7 ottavi, quindi 7 diviso 8 farà 0, non lo so, 8, 7, qualcosa, adesso non è così importante, è un numero grande, abbastanza grande. 1 diviso 8 fa un numero piccolo, quindi ci avrà un po' più di un decimo di uscire croce, quasi sempre testa. Questo sappiamo cosa significa, se tirassi tante volte la moneta sarebbero molte di più le teste che non le croci. Sta di fatto che la tiro una volta sola. Io la tiro una volta sola e supponete che esca testa. Quale sarebbe la nostra reazione? La nostra reazione dice, beh, la moneta tarocca, mi hai detto che è molto testa, sarà uscito bene testa. Osservate l'astuzia di Shannon, l'informazione che guadagno se qualcuno mi telefona che è uscito testa una moneta tarocca in cui testa doveva uscire, non è più 1, è 0,2, è un po' meno di 0,2. Ebbene, se uno però mi telefona e mi dice guarda, la moneta tarocca l'ho tirata, è uscito a croce, allora io, oltre a pensare magari che mi sta un po' turlupinando, se non penso questo, dico, mi sorprende. Esempi che si fanno spesso sono le macchie nere su sfondo nero, non sorprendono, non si vedono. No? Le macchie di sugo sulle maglie bianche sono un imbarazzo, diciamo, che ci accompagna tutte le volte che mangiamo qualcosa che schizza, e qui è un po' la stessa cosa. Le cose sorprendenti sono quelle che ci portano informazione, cioè sapere che stasera a una certa ora questa cosa finirà, se ve lo dico, non so come dire, viceversa scatenerei molto della vostra attenzione, forse non solo quella, se dicessi è finita, saremo sempre qui fino a domani mattina. Cioè, queste sarebbero informazioni che portano sorpresa, perché non ce l'aspettiamo, nessuno può escludere, sarà una probabilità molto piccola che rimarremo qua tutta la vita, però per capirlo, ovviamente mi auguro di no, non sarebbe possibile, però questo potete giocare quindi su quale sarebbe la sorpresa se venisse fuori che non ce n'è più. Questa è una probabilità che abbiamo capito, una su 1 miliardo, potrebbe durare. Quindi comincia a farsi strada l'idea che Shannon possa aver avuto un'intuizione, che è quella di associare più informazione alla realizzazione di un evento meno probabile. Okay? Quindi c'è più sorpresa, e questa associazione tra informazione, quantità di informazione, in genere si fa in due direzioni diverse che sono equivalenti. Si dice che è aumentato, che abbiamo guadagnato informazione perché abbiamo rimosso incertezza, non sapevamo cos'era successo e ora lo sappiamo. E altro aspetto, abbiamo anche guadagnato in sorpresa, nel senso che la notizia ci ha colto più, come dire, ce la saremmo aspettata di meno, e questo ha aumentato. Quindi spesso un esempio che si fa in questi casi, Shannon non lo faceva, ma a me capita di farlo tutte le volte che ascolto la televisione, i servizi sulla afa estiva o sul freddo d'inverno che trovano, come dire, portano un po' di sconcerto in chi li ascolta, no? Sono una cosa diversa da un servizio di una nevicata a Roma a luglio piuttosto che fare il bagno a Novosibirsk, diciamo, a gennaio. Quindi, va bene. Avevo progettato guardando, sei d'accordo che potremmo fare un pochino di riposi? Questa era un po' la mia idea. Adesso però voi avete dei treni, come siamo messi? Siete in macchina?
ma diciamo che insomma, non vi farebbe, esatto, quindi cerchiamo magari di limitare i riposi e nel stesso tempo di non essere troppo, ok, va bene. Beh, abbiamo, fate così quando non ne potete più, così io vado avanti per un po'. Ok, questo c'è un altro aspetto interessante che è legato alle cose che abbiamo visto, che avete visto, possiamo dire abbiamo visto, successivo in teoria della probabilità, è quello, ma cosa succede se lancio una moneta un po' di volte? Allora, facciamola troppo complicata, supponiamo di avere sempre la nostra moneta tarocca e supponiamo di lanciarla due volte. Allora, se la lanciamo due volte, beh, potrebbero succedere, come sappiamo, testa a testa, testa a croce, croce a testa, croce a croce. Facciamo i due casi facili. Se esce testa a testa, noi l'unica vera cosa che ci richiediamo di ricordare dalla lezione di probabilità è, oltre alla, come dire, concetto di probabilità di un evento, è quello che se ho due eventi indipendenti che avvengono, la probabilità con la quale avvengano è il prodotto delle probabilità. E qui succede un fatto magico, il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, cioè, magico non è vero, insomma, è un fatto interessante, e quello che succede, vabbè, per l'arrotondamento quello non fa 0,38, fa 0,39, ma insomma sono due 0,19 che si vanno a sommare, erano un po' più grandi di metà, quindi fa 0,39, quindi io continuo a essere moderatamente sorpreso, la verità è poco perché la moneta è parecchio tarocca, però se mi continuano a dire che esce testa, la mia sorpresa piano piano, la quantità di informazione che guadagno aumenta. E viceversa, se uno mi telefona croce croce, il mio sospetto si fa massiccio, che mi stiano prendendo in giro, io sto guadagnando in questo caso addirittura 6 bit. Osservate, per quello che vale, con due telefonate, cioè io comincio ad avere una moltiplicazione dell'informazione che guadagno, con semplicemente uno che mi dice, mi dà due tocchi, due rintocchi, che sembrerebbero essere 2 bit se pensassimo in termini di zeri e di uni, potrebbe essere 0, 0, testa a testa, 1, 1, croce a croce, no, è un po' diverso qua. Stiamo misurando l'informazione e diciamo che in questo caso sarebbe 6 bit. Osserviamo che non abbiamo da andare troppo lontano se vogliamo capire cosa succede in un caso intermedio, cioè quando c'è una croce e c'è una testa, che ci sia una croce, una testa, una testa, una croce, non cambia molto, perché abbiamo sempre la somma dei due logaritmi, uno era 3 e l'altro 19, fa 3.19, ed è, per così dire, da un punto di vista, se volete, intuitivo, piacevole osservare che l'evento più raro è quello che mi compra più informazione, l'evento più scontato è quello che me ne compra meno, e l'evento, per così dire, intermedio è quello che mi compra qualcosa che sta a metà. Va bene? Ora, poi non è proprio metà, ma insomma, sta in mezzo. Non nel mezzo. Per chi avesse, per così dire, delle passioni matematiche più sviluppate, forse non gli scapperebbe l'osservazione che quello che sta succedendo, quello che abbiamo potuto, per così dire, di cui abbiamo goduto in questa definizione, è intimamente legato alla proprietà della funzione logaritmo, cioè al fatto che il logaritmo di un prodotto sia la somma dei logaritmi, o se volete in questo caso è legato alla natura della probabilità, quindi è legato alla combinazione delle due, cioè al fatto che la definizione di informazione ha una dipendenza dalla probabilità che è logaritmica, per cui il prodotto viene spezzato in una somma. Va bene. Dunque, a questo punto io proporrei di fare, dunque, uno è un pochino, per fare così, facciamo un primo, qui si potrebbe cominciare una sorta di laboratorio in cui si esplorano un pochino le idee che abbiamo visto, perché già con questo piccolo, come dire, bagaglio, siamo in grado di affrontare
per certi versi con consapevolezza una serie di semplici problemi e andare a verificare, a toccare con le mani il ruolo che l'informazione di Shannon in particolare riveste, magari anche a livello inconsapevole, molti di noi lo stanno usando senza saperlo, ma non è sempre detto, riveste nella soluzione appunto di alcuni semplici problemi o, se non sono problemi, alcune strategie con le quali potremmo voler affrontare magari dei giochi o delle situazioni in cui ci viene fatto un indovinello, ci viene chiesto di capire come funzionano le cose. Allora immagino, ma non sono sicuro questo, perché io sono, come dire, appartengo a un secolo che ormai è finito da un bel po', e uno dei giochi che si giocava quando ero piccolo era quello di indovinare un numero tra tanti, e il gioco che mi faceva, non so se lo faceva mio padre, e forse mio padre non lo giocava esattamente così, ma noi ce lo aggiustiamo un po' per poter avere i numeri che ci tornano, era quello: io avversario, io uno dei due, penso un numero compreso tra 0 e 1023, quindi ho 1024 numeri davanti al naso, 0, 1, 2, 3, 4, ce ne metto 1024 per scoraggiare la pratica di, come dire, la nonna mi ha detto oggi 14 marzo, mi sento che hai pensato il 18, cioè per escludere, che, come dire, diminuire il numero di indovini naturali, che comunque, come sapete, continuano a esistere imperterriti e a vendere le loro abilità. Non ho mai ben capito perché chi avesse questa abilità dovrebbe venderla a qualcuno invece che usarle, ma comunque supponete che un numero compreso tra 0 e 1023, e noi dobbiamo mettere in campo una strategia per indovinare questo numero, e vince chi fa meno domande. E ogni volta che gioco una domanda, che mi faccio una domanda al mio avversario, il mio avversario alla bocca è come se fosse imbavagliato, comunque può solo dire sì o no, può solo fare così con la testa o così con la testa. Bene, allora a questo punto si potrebbe proprio cominciare a giocarlo prima di dare la soluzione giusta, che magari non so se tutti i ragazzi conoscano già, o va a sapere se la conoscono o la conoscono, ma una cosa che si può fare è cominciare a giocarlo proprio chiedendo loro di farlo. E forse la prima strategia, anche che su 1024 fa un po' paura, già con 16 magari si scatenano quelli che la sanno lunga, ma forse varrebbe la pena giocarlo con 16, perché lì si potrebbe, come dire, anche andare a stanare l'indovino e fargli vedere che esiste un modo, come dire, più appropriato di affrontare un problema. Esistono quelle che si chiamano le strategie, e queste strategie sono quelle che... fatemi aggiungere una parola che dopo le lezioni di probabilità i ragazzi potrebbero apprezzare, sono quelle che mediamente si comportano meglio. Ovviamente non possiamo, non solo non possiamo escludere, ma in generale può anche capitare che qualcuno dica 321, porca miseria, come hai fatto? Allora, una cosa che si può fare qui è anche un piccolo esercizio, perché nella sua semplicità, direi quasi nella sua irraccontabilità, questa strategia può essere studiata fino in fondo anche dai ragazzi, perché è un semplice esempio di media, nel senso che il super fortunato ce la fa la prima, quello abbastanza fortunato la seconda, poi è chiaro che non ci potrebbe fare la terza, poi va bene far solo la quarta, qui piano piano si raggiunge il fondo della classifica, quello proprio super iellato ci metterà 1024 tentativi perché li sbaglia tutti. Quindi, e questo è facile, avendo 1, 2, 3, 4, eccetera, si può vedere bene, prendo il primo e l'ultimo, il secondo e il penultimo, il terzo e il terzultimo, come faceva Gauss quando era in castigo, e trovo che la soluzione è a metà, quindi saranno 512 domande. E qui quasi tutti sospettano che si possa fare qualcosa di meglio. Immagino che sappiate la soluzione, comunque se uno non lo sapesse si può studiare bene, tanto che cosa? Vediamo quanto è l'informazione associata a scoprire cosa sta succedendo. Allora supponiamo che, cosa non facilissima, perché se diciamo una persona prende un numero tra 0 e 1023 non è così evidente che siamo equiprobabili nello scegliere i numeri, ma supponiamo di essere molto equanimi, ci danno un numero da scegliere a caso e noi scegliamo a caso uno, quindi con probabilità P, 1 su 1024, uno dei numeri.
Quindi se i numeri sono tutti uguali, qualunque numero abbia scelto, aveva una probabilità 1 su 1024 di essere scelto. Questa è una cosa che non ha niente a che fare con le cose che vediamo, ma ci sono dei capitoli interessanti della psicologia sull'incapacità degli esseri umani di generare scelte a caso. Ed è bizzarro perché è anche legata all'incapacità di computer, che è clamorosa, cioè fanno sempre la stessa cosa. Quindi il capitolo di come si generano numeri a caso al computer è piuttosto affascinante. Ma comunque, ovviamente non si generano a caso, come si possono provare o si può turlupinare qualcuno dicendogli che sono stati scelti a caso. Ma comunque, senza divagare, quindi la probabilità P è 1 su 1024, allora possiamo calcolare quanta informazione andiamo, come dire, quanta sorpresa andiamo a rimuovere, quante incertezze andiamo a rimuovere, quanta sorpresa guadagniamo. Se uno dice 321, quello che ho pensato io. Allora, in questo caso sappiamo che dobbiamo fare, tenendoci Shannon vicino al cuore, 1 diviso P, quindi è 1024, il logaritmo di 1024, 1024 è 2 alla 10, quindi 10. 10 bit. Vabbè, siamo super fortunati, ce l'abbiamo fatta la prima. Qui si potrebbe provare a vedere se qualche ragazzo forse anche non fa qualche associazione ardita. Bisogna vedere quanto sono binari. E se sono binari dentro, e può darsi che nelle generazioni nuove siano più binari di me, 1024 è 2 alla 10, vedono anche, ma chissà se fanno un parallelo su come scriverebbero 1024 in binario. Adesso questo ci arriviamo. Allora, in realtà che c'è una spiegazione piuttosto semplice di quello che sta succedendo, che ci restituisce nuovamente l'informazione di Shannon in un modo diverso. Qual è la domanda? Una strategia forse un pochino più vedremo che è un pocone, più interessante che tirare a indovinare, è quella di dire sta di qua, sta di là, dividendo in due i numeri da 0 a 1023. Quindi è come se facessi come prima domanda, dico è più piccolo o è più grande della metà? Osservate che se faccio una domanda di questo tipo, non indovino, quindi rinuncio a indovinare, ma dopo la prima risposta ho buttato via metà dei numeri, quindi ho ridotto il mio problema di un fattore 2, un po' come la foglia che nel lago raddoppia, questa è semplicemente la foglia che nel lago torna il giorno prima. A questo punto, se ripetiamo il gioco e nuovamente mi limito ai 512 che ho, dico ma sta sopra o sta sotto? E nuovamente ne butto via 256, ogni volta ne butto via di meno, ma ne butto sempre via metà. Allora, il fatto che 2 alla 10 faccia 1024 ci dice che con 10 domande, 10 tagli, siamo arrivati in fondo. Non ce ne sono più di 10. Quindi ci sono 1000 oggetti, ma solo 10 tagli. Perché i tagli vanno come 2 alla, sono molto più veloci. Okay. Allora qui si può azzardare, perché non so se si fa la numerazione binaria, si facesse sarebbe un modo mirabile, devo dire, per fare, non dico appassionare perché mi sembra esagerato, però io lo dico perché da un po' di tempo sono confinato in un corso del primo anno, confinato nella prova giusta. Mi hanno dimenticato, diciamo, in un corso del primo anno di informatica, anche sui sistemi di elaborazione dell'informazione, in cui tra le cose che devo fare, che bisogna fare, c'è l'aritmetica dei calcolatori. Io non avevo mai visto queste cose, non ne avevo mai idea di cosa fossero, ho studiato, ho guardato. E la cosa strepitosa, devo dire, secondo me, è che le operazioni che impariamo alle elementari, dalla somma, la sottrazione, il prodotto, colonna, le divisioni a 7 cifre orrende, quella gente proprio che sbarrella da mattina alla sera, sono esattamente le operazioni, sono proprio come il computer esegue le operazioni sui numeri interi, sono algoritmi che sono quelli implementati, con una differenza incredibile, che in binario la tabellina è 1 per 1, 1,
e quindi si possono fare divisioni a 45 cifre senza, cioè, tanto o ci sta e allora è 1 o non ci sta e allora è 0. Quindi tutti sanno fare divisioni a qualunque numero di cifre. L'unica tabellina è 1, ci sono la quantità di riporti che fa venire angoscia, ma a parte quello, la cosa carina è, diciamo, che il binario, anche, devo dire, ormai è tardi al liceo, ma uno dei motivi per cui potrebbe valere la pena contare con le mani a paletta invece che con le dita è che effettivamente forse imparerebbero, non dico ad apprezzare, ma forse anche a maledire chi ha cominciato a pensare che fosse una buona idea contare con le dita invece che contare con le braccia, ma insomma c'è qualcosa di interessante, secondo me. Allora, dicevo, qui forse si può azzardare, magari 1024 è un numero troppo grande, quindi ci porta a fare delle cose complicate, io questo lo lascio dire chiaramente a voi. Io ne ho preso uno, ma si può veramente prendere qualunque cosa. Questa è la scrittura binaria di 732, se non l'ho sbagliato. Cos'è? 1, 2, 4, 8, 16, quindi questo fa 28. 32 64, quindi fa 84 92, 92 128 fa 220, 220 e 512 fa 732. Allora, se lo guardo così, sto facendo, vedo che cosa vuol dire fare il gioco dei dimezzamenti successivi. Perché adesso qui alla lavagna è difficile, ma se si facesse senza lavagna luminosa sarebbe più semplice. Se potessi chiudere tutto e non far vedere nulla e dicessi alla domanda se stai sopra e se stai sotto, equivarrebbe a togliere, come dire, aprire questa casella e vedere se dice un 1 o c'è uno 0. Se dice un 1 vuol dire che il numero è più grande di 511, se dice 0 vuol dire che è più piccolo. La seconda domanda è la stessa, ma chiaramente della parte che è rimasta. Se c'è vuol dire che è più grande il resto di 255, se c'è 0 è più piccolo. E così via. Allora qui vedo bene che c'è una relazione più profonda di quello che si pensava all'inizio. Quando dico quanti numeri ho, sto di fatto dicendo quanto mi serve in termini binari, se voglio usare il logaritmo in base 2, perché poi questo non so quanto i ragazzi possano apprezzarlo, se è interessante dirgli. Se gli antenati invece di 10 dita ne avessero avuto 13, probabilmente faremmo dei conti stranissimi, ma ci saremmo abituati, ci sembrerebbero normali. E qui, se magari avevamo due braccia, potevamo fare i conti in binario, e viene semplicemente che ogni volta che scopriamo una cifra stiamo dicendo se sto di qua o sto di là, se ne butto via metà piuttosto che l'altra metà. E si vede anche bene che se faccio così, ogni volta butto via metà dei numeri, possiamo fare la somma delle probabilità, abbiamo sempre un mezzo e un mezzo, abbiamo un mezzo alla decima, sono la solita storia, abbiamo sempre il logaritmo in base 2 di 2 alla 10, fa sempre 10 bit, ma questa volta vedo anche perché sono 10 bit di informazione. Qui c'è un'equivalenza interessante, i 10 bit di informazione del gioco sono i bit che devo scoprire per sapere di che numero sto parlando. Ok? E questo nella sua semplicità, devo dire, no? ci regala un pochino di va bene, diciamo, è una, direi, una battaglia navale primitiva, è una battaglia navale difficile, perché io ho un solo sottomarino da un quadretto, l'ho nascosto e al mio avversario sta a indovinare dove sia. Allora, questo è interessante, come nella sua, sul gioco completamente, come dire, irriguardoso nei confronti di intelligenza sia di chi nasconde il sottomarino, ma soprattutto di chi è costretto a cercarlo tirando a indovinare. Qui, insomma, comunque la guardiamo, dobbiamo tirare a indovinare, non abbiamo, non ci viene detto se possiamo dire di qua o di là, non dobbiamo esporci e dire. Io mi sono dimenticato di mettere le lettere e i numeri, ma potrebbe essere C3 di 1 colpito affondato, che cose che si facevano. A carotene novale credo che sia un gioco scomparso, penso, ormai. Sì. Non sono sicuro che i miei figli, che già sono vecchi pure loro, no, vecchi no, perché non è vero, volevo dire questo, cioè, sono, diciamo, nei 20, come si giocano alla battaglia navale, penso di no, ma comunque poco male.
Allora, se tiriamo a indovinare, cosa succede? Allora, facciamo i due casi e facciamo il caso più probabile. Tiro a indovinare, dico B8, giro, che niente, non c'è niente, ho sbagliato. Allora, tanto qui si approfitta per fare anche un po' di esercizio sui logaritmi. Io dovrei avere come... Qual è l'evento? L'evento che, supponete che sia B8 il mio... Anzi, facciamo C8, così facciamo un po' di... un omaggio a Guerre Stellari. Io devo cercare C8 e... dico C8? Qual è la probabilità con cui avrei avuto ragione? Diciamo che P di C8 potrebbe essere 1 diviso 64, perché chissà dove l'ho messo. Questo mi dice che P di non C8 è, insomma, o è sotto C8 o non è sotto C8. Quindi se è 1 diviso 64 la probabilità che sia C8, non C8 sarà 63 diviso 64. A questo punto, se devo andare a calcolare quanto è l'informazione che guadagno quando qualcuno mi dice c'è niente, sappiamo già che abbiamo tirato a indovinare, non è che ci sperassimo molto, uno dice hai sbagliato e siamo a bella forza, cioè diciamo, era ancora più che testa e croce con la metà rocca, perché è 1 di 64. Sappiamo che dobbiamo fare il logaritmo in base 2 di 1 diviso 63 diviso 64, questo qui è il logaritmo in base 2 di 64 diviso 63. E il logaritmo di 64 diviso 63 ce lo possiamo sempre scrivere come la differenza dei logaritmi. Questo è facile perché è 6, quell'altro è più difficile, però insomma un po' meno di 6, tabella alla mano, quello fa 0,02. E beh, insomma, andando avanti a 64 possibilità, ne abbiamo appena tolta una, non è che adesso è facile. Quindi abbiamo guadagnato poca informazione, continua a essere difficile giocare a questo gioco. Osservate che se ritiro nuovamente a indovinare, cambio idea, dico di 9, no, di 9 non posso dirlo perché non c'è, di 6. Dico di 6, questa volta cosa succede? Che di 6 che probabilità avrà di essere giusto? P di D6 non è più 1 diviso 64, perché lo era se l'avessi tirato a indovinare per primo. Ma adesso io so che ho davanti a me 64 caselle con una che posso toglierla perché sotto C8 lo sapevo già. Quindi la probabilità che io possa indovinare in D6 è aumentata un pochino, non tantissimo, ma un po' aumentata, ed è 1 diviso 63. Questo mi dice anche che la probabilità che non sia D6, non sto a scrivere che non sia anche C8 perché lo sapevo già, è 62 diviso 63. E quindi se vado a scrivere quant'è l'informazione che guadagno, beh, nel secondo tentativo fallito, oltre a questa qui, avrò anche quest'altro pezzetto, che è logaritmo di 63 meno logaritmo di 62. Qui succede una cosa bella, che dice inutile, possiamo anche non calcolarci il logaritmo di 63, perché se ne va. Okay? Quindi è come se avessi logaritmo di 64 meno logaritmo di 62. Devo sempre andare tra le tabelle. È un pochino migliorata la cosa, perché questa è sempre 6, questa è un po' più piccola, e quindi invece che 002 sarà 005. Non sono troppo sorpreso, avevo 64 possibilità, ho sbagliato due volte. Però io avevo uno zio che era, si diceva, lui diceva di se stesso di essere fortunato, lo zio indovina. Facciamo questo caso, sicuramente mio zio avrebbe indovinato. Cosa succede? Allora, se lo zio indovina, non ha più logaritmo di 63 meno logaritmo di 62, ma ha semplicemente il logaritmo di 63. Quindi toglie il meno di quello, sì, perché lo zio è fortunato, secondo il tentativo azzecca, è in D8, no, in D6. A questo punto osservate, e questo, come gli inglesi direbbero, lux familia, ma succede che ho logaritmo di 63 che se ne va. Il logaritmo di 64 che era 6 bit, che è tutto quello che c'è. Questo l'abbiamo un po' già incontrato. Qui i numeri invece di essere 1024 sono 64,
64 è 2 alla 6, quindi la posizione di ciascuno di questi quadratini si codifica con 6 bit. E quindi se indovino dov'è, guadagno 6 bit di informazione. L'aspetto vagamente, forse meno intuitivo, è che questo è lo zio Fortunato, ce l'ha fatta la seconda, ma se ce l'avesse fatta la terza, sarebbero sempre 6 bit. E alla quarta, 6 bit, e alla fine 6 bit. E la verità è che 6 bit è l'informazione che mi porto a casa nel momento in cui ho messo in buca il gioco. Qui non è che ci sono delle grandi strategie, come si diceva, bisogna... non si dice strofinarsi. Insomma, bisogna essere fortunati, non ci sono molte altre cose che si possono fare. Osservate, ci sono alcune piccole cose che ci possiamo raccontare. Dopo 32 tentativi falliti, supponete di essere metodici, di partire in alto a destra e di andare avanti così. 7, 8. Dopo 32 tentativi, cioè metà, se uno li prende tutti e li sbaglia tutti, per quello che sta sotto non glielo detto. Tutto sbaglio. Alla fine la quantità di informazione sarebbe il logaritmo di 64 meno il logaritmo di 32. 6 meno 5, 1. Osservate che non ci dispiace. È come se giocassi sta sopra o sta sotto e ho guadagnato un bit. Solo che questo caso mi costa 32 tentativi per guadagnare un bit. Vabbè, questo solo per collegare un poco il gioco che abbiamo fatto prima con questo. Questo non è un gioco di strategie, possiamo solo fare delle osservazioni, però ricavare che c'è una connessione non banale tra i bit che codificano i numeri, la quantità di informazione che è quindi dischiusa nel momento in cui andassi a scoprire la composizione e quindi in particolare la codifica di quel numero, tra quell'insieme di numeri. Va sempre ricordato che questa quantità è importantissima, cioè se cambia la numerosità del mio insieme, tutto quello che ci stiamo dicendo dobbiamo aggiornarlo. Quindi, e la cosa interessante è che non è molto legato a quanto siano lunghi i numeri, è a quanti sono. D'accordo? Quella informazione è legata alla numerosità dell'insieme, non alle proprietà dei numeri, per così dire, dell'insieme stesso. Allora, adesso avrei qualcosa di completamente diverso. No, però non vi voglio infliggere la mia famiglia. Aspettate. Complimenti. Sì, già la mamma, come si dice? Cioè, papà, fortunatamente non ha avuto un influsso pesante. Allora, allora, il gioco è questo. Dunque, qui vogliamo continuare a esplorare la relazione che c'è tra la teoria dell'informazione e la capacità di avere delle strategie all'interno delle quali ci muoviamo se dobbiamo risolvere dei problemi. Noi faremo un gioco, ma la verità è che dal punto di vista concettuale quello che ci stiamo raccontando è un modo di affrontare i problemi, non dico della vita, per quanto, cioè i problemi in generale che ci possono capitare, perché la strategia di connettere le scelte che facciamo all'informazione che guadagniamo è interessante. Se ci pensate, l'abbiamo già un po' visto nell'esempio dei 1024 numeri, se io dico 31, 128, 75, me la gioco sulla fortuna, se indovino indovino, ma osservate quante pive nel sacco mi restano quando sbaglio, perché mi rimane un mare di possibilità e mi sono sprecato la mia domanda. Quindi dobbiamo farci forza di questo e provare a vedere se questo non ci dice qualcosa in un problema che è oggettivamente molto più complicato. Allora, magari lo conoscete già, magari qualche ragazzo lo conosce già, questo non lo so. Però questo è abbastanza complicato da poter essere abbastanza sicuri, non dico che non lo conoscono, ma che presi di soppiatto è difficile che qualcuno possa rispondere con velocemente alla domanda. Allora, ci sono 12 palline, io ho 12 sorprese dell'ovetto Kinder, ma questo non è così importante.
me ne sono portato 13, ma adesso lo posso togliere perché avevo quella di riserva, diciamo, non la voglio usare. Quindi ho 12 palline tutte uguali, e sono tutte uguali perché sono sorprese del rubetto Kinder. Sono 11 sono vuote e una è riempita di sale grosso perché non volevo che scappasse. Quindi una pesa diversa dalle altre. In effetti già ho detto una... Dovevi poter anche andare diversa. Forse ne ho 11 di sale, riempite di sale grosso e una vuota. Cioè io so che una è diversa dalle altre, ma non so se quella diversa è più pesante o più leggera. La domanda che vi faccio è: dobbiamo immaginare una strategia con la quale usare una bilancia come questa, che non pesa un accidente, cioè non mi dice quanto pesano le cose, ma che mi dice se due cose pesano uguali, o se pesa di più quella sul piatto destro, o se pesa di più quella sul piatto sinistro. Quindi una bilancia che mi sa solo dire, che mi dà tre risposte. Pendo di qua, pendo di là, sono in equilibrio. Quindi avendo a disposizione una bilancia che fa questo, e avendo a disposizione la nostra zucca, dobbiamo immaginarci un modo di procedere. E se volete, la domanda è: secondo voi, o secondo te, Pierino, Lucilla, quello che volete, quante pesate mi servono per dire qual è l'ovetto Kinder strano? E se volete, la domanda si può anche mettere meglio: vorrei anche sapere se è più leggero o più pesante. Quindi è diverso e mi devi dire anche da che parte pende, per così dire. Allora qui penso che la cosa migliore sia cominciare un po' a giocare, e farsi dire un pochino cosa si farebbe. Se vogliamo giocarlo, se la siete, io lo gioco volentieri perché poi lo dimentico da un anno all'altro. Quindi. Questo è un gioco che uso stabilmente, adesso non insegno più io, ma insomma nel corso di teoria dell'informazione, perché è abbastanza istruttivo nel modo con cui ci apre la mente a che cos'è che si possa fare. Divideresti in due e cosa faresti? Pesiamo. Facciamo vedere. Metto così, quindi metto 6 di qua e 6 di qua. Qui si vede male, ma te lo dico io, perché sì, questo pesa di più. Ah, beh, faccio una premessa: noi non sappiamo se è più leggero o più pesante, e il gioco, questo è il più difficile da raccontare così, come sapete non finisce perché ce l'abbiamo fatta, ma finisce quando ce l'avremo comunque fatta. Qual è la differenza? Che adesso lo giochiamo, magari lo trovi in tre volte, magari dicevi pesca quella lì, l'avete visto? Cioè, c'è sempre una strategia che può essere vincente con un numero abbastanza piccolo, però noi dobbiamo anche, quella che sto dicendo è bulletproof, come si dice, cioè questa deve andare in fondo e vincere nel numero di passi. Quindi io mi marcherei qua la strategia, e per dirla tutta, così diciamo, è molto vigliacco fare questo gioco dopo gli esempi che vi ho fatto, molto vigliacco. Ci condiziona il fatto che... No, lo dicevo perché quando, cioè, per dire, è giocare le bisezioni, per fare questo esempio, è un po' la carogna, per dirla sinceramente. Ok. Però secondo me fa parte non solo del gioco, è proprio il modo in cui si impara, perché... Okay. Allora, abbiamo detto, proviamo a giocare 6 contro 6. Allora, è andata così, abbiamo queste 6 che sono... No, lo sappiamo. Non lo sappiamo. Cosa faccio? Quindi? Io faccio quello che mi dite voi. Prendiamo quelle più pesanti. Quindi prendo queste e le metto da parte. Queste divido 3 e 3. Vado. Che vado a caso, sì, giusto? Sì, sì. Vado a caso. Fosse lo stesso peso. Allora, direi che è rimasta pesante questa e questa, quindi. Adesso però. Allora, io però mi marco qua che ho preso. Faccio così? Sì. Qui avevo 6 pesanti? Sì,
Siete d'accordo che ci devo mettere gli apici? Certo. Vero? Sì, perché sì, non lo so se sono. Sì. Io non so se sono. Allora, ci metto così. Sono sospettate pesanti, questo invece lo posso dire. E qui ho le 6 leggere. E noi abbiamo preso la strada delle 6 pesanti. Questo lo dico perché poi dovremmo giocare con le 6 leggere, anche per in omaggio a quello che dicevamo. Adesso abbiamo preso le 6 pesanti, le abbiamo divise in 2, 3, 3. E ci avevamo 3 pesanti e 3 leggere. Giusto? Sì, sì, sì. Abbiamo detto che prendiamo le 3 pesanti che sono queste, quindi queste le metto qui, così. Quindi leggere, leggere. Leggere secondo me. Sì, sì, certo. Qui prendo queste 3, metto una e una. Una e una è scatola. Uguali? Sì. Queste sono uguali. In teoria quella lì è. Quella lì che cos'è? Non sappiamo niente di quella lì. Dobbiamo farne un'altra di pesata. E cosa sono di quella? Non so mica se è uguale alle altre. Non so mica se è diversa dalle altre. Perché no? Dunque erano quelle pesanti, giusto? Quelle lì sono uguali. Ce ne fosse solo una diversa dalle altre. Noi non sappiamo che è in questo gruppo no, quello diverso. Ce n'è una diversa, no? Sì, ma non sappiamo che è più pesante per ora. Allora, dunque, queste 3 che sono pesanti, quelle sono uguali. Sì, possiamo dedurre che questa è diversa? No. Sì. No. Allora, avremmo finito sicuramente se fossero se fosse pesante, sicura che quella più pesante, che quella pesante quella di 11 leggere. Quindi, e quindi saremmo sicuri. E quindi per essere sicuri cosa facciamo? Confrontiamo una di quelle con quella. Sì. Ok, va bene. Perché noi non sappiamo che è lei, ma solo sì. Perché. Come dicono gli americani, bingo. Sì. Però siamo qua, giusto? Abbiamo fatto parecchio. Vabbè, abbiamo detto una, due, tre e quattro. Bingo, pesante. Adesso quello che dobbiamo fare è farle tutte. Dobbiamo giocare anche tu. Perché siamo stati. Non so se siamo stati fortunati o no. Abbiamo trovato. Io non dico che sia fortuna. Ok? Cosa? Scelto le leggere. Facciamo backtracking, come si dice. Torniamo indietro, no? Perché sì. Qua sarebbe potuto succedere che mettendole sopra da 3 a 3 se io invece avessi lasciato questa che era quella strana e l'avessi confrontata sarebbe venuto fuori che erano sbilanciate quindi non sarebbe venuto fuori che erano uguali ma questa volta sapevo che erano diverse potevo concludere qual era quella giusta? Sì. No. No. Sì. No, perché non so se quella diversa è quella leggera o quella pesante non però siamo nel gruppo delle pesanti diverse una. Ok, quindi questa è andata. Quindi 1, 2, 3, quindi 3, bingo. Però quelle pesate ci sono. Ok? Vabbè. Quindi qui siamo stati abbastanza efficaci. Beh, però adesso dovremmo andare a vedere cosa succede se. Perché adesso io purtroppo. Ormai mi avete sgamato, io ho messo il sale, come peraltro ho anche detto perché mi sono tradito. Dentro uno dei 12 ovetti avrei potuto mettere, ma non avevo abbastanza sale e poi anche più menoso, 11 sali e un ovetto vuoto, sei d'accordo? Sì, sì. Chiaramente non lo possiamo giocare questa eventualità perché è pesante, d'accordo? Quindi non avremmo mai esplorato questo, però voi avreste potuto esplorarlo perché mi avreste potuto dire proviamo le leggere, sei d'accordo? Allora avrei trovato 3 uguali e avrei finito lì, d'accordo? Quindi abbastanza efficientemente uno dice qui ho finito, osservate che però mi sono giocato una pesata e quindi devo tornare indietro e marco una in più, no? Quindi... Certo. E poi qui mi riconduco al caso di prima, qui ci siamo, se sono dalle leggere... Le due sono finite. Sì, sì. Questo era per caso di... Va bene? Una. Ok. Allora, perché dicevo che è un po' da carogne
fare questo gioco. Perché siamo partiti che dividevamo in due. Certo. Osservate però che questa bilancia, che fa veramente ridere, perché vabbè, è un'amica di mia sorella, non è una forma smagliante. Quante risposte ci dà se gli facciamo la domanda giusta? Ma questa ci dà solo la risposta più pesante, più leggero? Sì. Quante risposte dà? 3. Non ne dà 2? Abbiamo usato tutte le sue possibilità. No, ho capito, ma ne dà 3 risposte. Sì. Se io peso 6 e 6 nel problema che abbiamo, quante risposte mi dà questa bilancia? Questo vuol dire che non sto usando in tutto il suo potenziale la bilancia. Perché, vediamola in termini costruttivi, la mia strategia deve cercare di guadagnare il massimo dell'informazione tutte le volte che faccio una domanda. Quindi se io dico vai di qua, vai di là, in un problema binario in cui devo tagliare, guadagno il massimo, perché la verità è che devo lasciare equilibrio tra quello che prendo e quello che perdo. Ci siete? Quindi quando io ne metto 6 e 6, è vero che sono soddisfatto? Perché dico, me li ho divisi in due, questi 6, poi ho finito. Sì, è vero, però se ci pensate, che per esempio non, è inutile chiedersi, ma verranno mica in equilibrio? E non è possibile, perché certamente una palla strana o è di qua o è di là. Quindi i piatti in equilibrio non saranno mai. Questo dice che la mia domanda è subottima, perché non estraggo tutta l'informazione che avrei potuto estrarre. 3, 3, 4, 4, vediamo. Cos'è? Allora, qua bisogna avere 3 risposte, ok? Quindi 3 gruppi? Andiamo a vedere cosa succede. Se io faccio 3 gruppi da 4, allora, se faccio 3 gruppi da 4, quello che posso fare è provare 4 e 4, non è che poi ci posso fare molto. Però no, quando è pesante fa così. Okay. Sono uguali. Credetemi. C'è andata bene, c'è andata male? Vediamo. Uno può dire, ci è andata bene perché me ne avanzano solo 4? Proviamo a fare un passo avanti. Quante sono le possibili soluzioni di questo problema? Io ho 12 palline e ne sto cercando una che o è più leggera delle altre o è più pesante delle altre. Quante sono le possibili soluzioni? Beh, ogni pallina sono 12. 24. Perché ogni pallina può essere pesante, più leggera, 24. Qui quante soluzioni metto? Palline sono palline, qui ho 8, 8, 8. Quindi io non so se sono fortunato o se sono sfortunato, vediamo. Facciamo un aspetto interessante. Se sono uguali, mi dichiaro fortunato perché mi avanzano 4 palline che però sono più leggere o più pesanti, cioè avrò sempre 8 cose che non so. Giusto? Supponete che vada così. Questo è pesante e questo è leggero. È vero, non so se è pesante o leggero, ma queste 4, se sono qualcosa, sono pesanti, ma non leggere. E queste 4, se sono qualcosa, sono leggere. Quindi ho sempre 8 soluzioni rimaste, ok? Quindi pesando bene ne butto via 16. Che lo dicevo perché quindi è un interessante gioco di alternative. Se faccio la domanda giusta, ne butto via più della metà, perché butto via quelle, ok? Il gioco è considerevolmente complicato,
E allora, fatto così, è un po' una pena. Allora vi propongo, qui ci ho provato, devo dare un tributo a un insegnante italiano che mi sopporta da una trentina d'anni, che mi ha dato una mano a fare i disegni, perché abbiamo cercato se c'era la possibilità di... Con mia moglie trovavamo su YouTube, trovate robe, spesso tutte queste cose sono in lingua inglese, però non sono quasi mai in italiano, con qualche scalmanato che si mette lì a risolvere questi problemi, li trovate sempre, però non erano proprio quello che piaceva a me, e poi comunque anche un PowerPoint, una cosa, non abbiamo trovato niente, quindi ci siamo messi a costruire un pochino le cose, perché è abbastanza interessante il... quello che succede. Ora qui mi lancio, vi faccio vedere. No, funzionava prima. Come cambiare sorgente? Senza parole funzionava. Sono le capacità parassitiche. Ecco qui, sì, qui c'è solo qualcosa di non bello, quindi devo andare a prendere questo. Allora, questa è la mia bilancia disegnata per meglio. Allora qui i colori impazzano, perché per capire un pochino come funzionano le cose dobbiamo immaginarci che abbiamo, ammesso che nei fumi, perché non è stata preparata proprio moltissimo tempo fa questa presentazione, risultato di pensate notturne, aggiustamenti mattutini, perché nel corso che faccio di strategia di informazione, questa la faccio alla lavagna, però ho pensato che forse per i ragazzi è un pochino più... E questo è un gioco sfuggente, cioè che ha alcune caratteristiche che lo rendono un pochino difficile da seguire. Allora, dicevo, con i colori forse si può giocare. Dobbiamo ricordarci sempre che stiamo parlando dell'informazione che guadagniamo, dell'informazione che ci manca, dell'informazione... legata sostanzialmente ad avere un oracolo a cui facciamo la domanda, di cui controlliamo la risposta. Allora,
Supponiamo che all'inizio, tra l'altro ci ho messo proprio il colore che ho, ho 12 palline gialle. Le ho gialle perché non so niente delle palline. E useremo un pochino dei colori che sono il rosso e il verde, che sono legate alle ipotesi che noi facciamo. Vedo che succede così, diciamo, ah, queste forse sono pesanti, queste sono in alto, forse sono leggere. Quindi la stessa pallina che poi di fatto, per quello che c'è scritto qui sotto, le palline sono gialle perché non le ho pesate, ma una volta che avessi fatto il mio mestiere ne avrei 11 azzurre e una viola. D'accordo? Io non lo so come sono, ma alla fine del gioco ho 11 palline azzurre e una viola. D'accordo? Nel frattempo, quando le uso, sono rosse e verdi. Semplicemente perché stanno, come abbiamo detto lì, no? Sono un po' pesanti, un po' leggeri. Allora, questo è il setting. Allora proviamo a fare insieme il gioco, perché poi fuori di alla fine la risposta è 3. Noi ce la faremo con 3 pesate, ma sempre. E se volete il motivo per cui ce la faremo in 3 pesate, questa volta è la base, non 2, perché abbiamo 3 risposte. Abbiamo che 3 pesate sono 27. Le palline possibili sono 24. Quindi questa non è la dimostrazione che ce la faremo, ma è la dimostrazione che ce la potremmo fare. Cioè sembrerebbe che con 3 ce la possiamo anche fare. Se ci telefona qualcuno che è riuscito a farcela con 2, è il momento di scommettere dei bei soldi, che dice le bugie, d'accordo? Perché viceversa lui ce la farebbe con 9 eventualità, non con 24. Quindi con 2 pesate uno può fare tutte le macumbe che vuole. 24 palline, cioè 24 sospetti non riesce ad eliminarli, non riesce a trovare la pallina viola, d'accordo? Quindi a 2 non si fa, a 4 ci si fa, siamo qui a romperci la testa per guadagnarne una, però c'è un reward per così dire, perché impariamo una cosa carina. Allora, all'inizio tutte gialle, l'obiettivo è far diventare tutte azzurre e individuare quella viola, che è viola, ma sappiamo anche che è una viola rossa o una viola verde, cioè sarà poi più pesante o più leggera. D'accordo? Allora, questo lo sappiamo già. Ci dividiamo le palline, ci ho messo i numeri perché è un po' più facile da ricordare, ci mettiamo quindi le palline nel gruppo A, le palline nel gruppo B, le palline nel gruppo C. Allora, la prima cosa che facciamo, mettiamo per esempio le palline nel gruppo A e le palline nel gruppo B sulla bilancia. E qui noi avremo 2 casi, d'accordo? Non so quale ho preso per primo. Il caso 1, ci scrivo pesata 1, se i piatti sono in equilibrio, le palline vuol dire che sono azzurre, perché sono in equilibrio, quindi non contengono la pallina maffa. Osservate anche una cosa interessante, io non solo so che quelle 8 palline non sono sospettabili, ma ho anche guadagnato che adesso in tasca c'ho anche delle palline di cui conosco tutto, cioè che so che sono uguali, so che sono azzurre. Quindi ho 8 palline azzurre. Va bene. Ed è questo che è difficile da digerire, no? Cioè, io ho buttato via 16 eventualità, perché potevano essere rosse, potevano essere verdi, in tutto fa 16, e l'ho già buttato via. Poi li conteremo e vedremo che ne butto sempre via 16. Quindi è sagace questo modo di se avessi fatto la stessa domanda alla bilancia, ma sapessi già che andava su o andava giù, dividerei solo in 2. Va bene. Adesso qui si fa più delicato. Cosa faremmo? Ce ne abbiamo 4, sappiamo che una di quelle... 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1. Dunque, adesso io ho queste 4. Sì. Quelle lì so che sono tutte uguali, va bene. Però dato che se io le divido,
metto due e due sul piatto, però ce ne aggiungo anche una uguale. Ho quante ne metto su un piatto? Tre e tre. Tre e tre. Allora, ragioniamo sempre, questa è la nostra Bibbia, ogni volta che... Adesso noi sappiamo un po' di cose. Se ne mettiamo due nuove con due vecchie. Questo intendevo. Due nuove con due vecchie. Vi ricordo che dobbiamo vincere... Dunque, vediamo prima di criticare questo. Vediamo prima di criticare perché non devo metterle tutte. Non ha senso nessuno. Ma perché non ha senso metterle tutte? Qual è, dov'è la pallina blu? Dov'è la pallina? Penso che è già lì. Perché continuano a Se quindi ne metto tutte... No, no, se ne metto tutte, io so già, perché so già che la bilancia non sarà mai in equilibrio. Sei d'accordo? Quindi metterle tutte è spararsi nei piedi rispetto ai tre, perché mi perdo un po' e vedremo, e potremo anche farlo. Se le metto tutte, cosa succede? Ecco. Se le metto tutte, e viene, però si sbilancia, ma non so dov'è. E sono la seconda pesata. L'ho sbagliata. D'accordo? Adesso so due forse pesanti, due forse leggere. Misuro queste, sono in equilibrio e sono la terza pesata. Devo andare da quella pesante, quella pesante è quella giusta, ed è la quarta pesata. Quindi non va bene. Dunque, ne avevo quattro, di cui una è maffa. Se le metto, viene fuori che queste sono pesanti, queste sono leggere. Se peso le leggere, sono la terza pesata, non dico niente. Allora mi avanzano queste, so che questa, la malata, è pesante. E quindi dico a lei, ok? Quindi se ne metto due, faccio quattro pesate? No. Ah, quindi non le posso usare tutte e quattro. Lui aveva suggerito? Ne metto due. Due che non conosco e due che conosco. Due e due. Ne metto due e due. Due queste che conosco e due che non conosco. Supponiamo che vada in equilibrio, vuol dire che quella che non conosco è rimasta nelle due che sono rimaste e non so ancora se è leggero o se è pesante. Quindi ho già fatto due pesate, me ne costano altri due, sono sempre a quattro. E due più due... Perché costano altri due? Mi piace questa interazione, allora vediamo, allora io ci metto, allora abbiamo detto che mettiamo, ne metto due, di quelle che non conosco e metto due di quelle che conosco. Sono in equilibrio, ho fatto due pesate, so che adesso la risposta è in una di queste due, ma non so se è più leggero o più pesante. Ho già fatto due pesate, cosa faccio? Ne manca una pesante. Sì, cioè le peso, ma non so se è pesante, so solo che è diversa. Sì, ma ne metto una delle due con una vecchia. Metto una delle due con una vecchia, viene fuori che è uguale, tre pesate. Eh sì, ma non so se è più leggero. Ma è più leggero o pesante? Ok? Quindi con quattro pesate ce la faccio, perché lo pesi quello che è più pesante, niente da dire, ma con tre no. Io dico, se ci sforziamo un po', allora vediamo un attimo, perché poi qui a questo punto, ora, quattro non ce le posso mettere. No, sì. Due non ce le posso mettere, chi offre di più? Tre. Tre di quelle che non conosco. Tre di quelle che non conosco, ma come le metto le tre di quelle che non conosco? Da una parte. No, due da una parte e una... Metto due di quelle che conosco da una parte, due di quelle che non conosco da una parte, una di quelle che non conosco da una parte e ce ne metto una di quelle che conosco insieme a lei. Sì? Cioè no, due che non conosco, una che non conosco e una che conosco. Adesso ne ho escluso una sola. Cosa succede? No, aspetta, da una parte due, ce l'ho diviso. Ci diamo del tuo, se no ci diamo del lei, per me va bene, però non è una roba che mi costa veramente un... Capisco che sia difficile, ma per questi di età, ma insomma, vabbè. Allora, ricominciamo. Quindi ho messo due di qua. Che non conosco. Sì, noi abbiamo queste quattro. Sono le ultime quattro. Esattamente. Forse c'ho anche il disegno, non volevo fare lo spoiler, però... Vabbè, faccio lo spoiler. Non faccio lo spoiler. Facciamo così. Sì, sì, no, ok, metto la 9, la 11 e lascio la 10 sole e soligna. Sì. Che cosa può succedere? Che sono uguali. O che sono diverse, giusto? Cioè, non sono stato bravo, non lo so come va a finire. La bilancia mi dà tre risposte, va bene? Se la bilancia mi dà tre risposte, tanto è un buon indizio che siamo sulla strada buona. Anche prima mi dava tre risposte con 2-2, ma era sparagnina, perché cosa facevo? Lasciavo fuori troppa roba, quindi avevo già perso prima ancora di pesare, perché le due che avevo lasciato fuori mi costavano due pesate. Ci siete? Quindi aver lasciato fuori una mi dice che forse me la sfango.
Adesso guardo quella e cosa succede? O sono in equilibrio o non sono in equilibrio? Cosa succede se sono in equilibrio? Se sono in equilibrio, quella è diversa. E lui direbbe, ma non sai se è più leggero o più pesante. È vero, ma ho fatto solo due pesate. Adesso lei è diversa, me la peso una di queste e se è più leggero o più pesante vado a casa. D'accordo? Questo forse l'ho anche scritto. La 10 è diversa, ma pesata con un'altra, terza pesata, ho finito. Uno dice, vabbè, però, perché sei stato fortunato, perché era una pesata uguale. No, non è vero che sei stato fortunato. Ci potrebbe essere l'altro esempio. È venuto pesante così. Allora, questo mi colora le palline. Perché se è andata così, la 1, io so già che è normale. Se questa è scesa, sono due possibilità. O la 9 era pesante, o la 11 e la 12 sono leggere. Ho fatto sempre due pesate sole. A questo punto, se confronto la 11 con la 12... Se la terza è pesata, se sono uguali, vuol dire che la cattiva è la 9 ed è pesante. Se sono diverse, quella leggera è quella cattiva. D'accordo? Quindi con 3, vado a casa. Non lo potete dire, vabbè, però qui a essere... Sì, senza anche di là è uguale. Esatto. Cioè, questo però, cioè, mia moglie me l'ha contestato stanotte, quindi questa è una cosa che effettivamente quei ragazzi potrebbe... insomma, è vero, non ho considerato qua, qui più che altro per la pigrizia di disegnare questa roba che devo fare cut and paste di una valanga di pezzettini, ma comunque effettivamente è leggermente diverso. In questo caso sarebbero due rossi contro un verde, confronti rossi, quindi insomma non è che poi cambi tantissimo, però effettivamente, d'accordo. Però lo spirito è più o meno lo stesso. E qui non ho sbagliato, questa si colora di blu mentre peso. Osservate che io ho queste informazioni anche su quelli che non metto nel piatto. È interessante questa cosa. Questo succede perché sono sorpreso dal risultato. Cioè è il risultato che mi dice cose, perché tutti i risultati sono possibili. Ah, perché sono in ritardo, perché l'ho già detto, forse l'ho copiato male, non me lo ricordo. Andiamo avanti. Allora, vabbè, siamo partiti, quindi che avevamo messo 4 e 4, pesavano uguale e la malata era nei 4 che non avevo pesato. Potrebbe esserci l'altro caso, invece del 6-6, 4-4-4, e cioè che non era in equilibrio i piatti. Anche qui ne ho fatto uno solo dei due, l'altro è il suo cugino. Se è così, se pende di qua o pende di là, vorrà dire per esempio che sono la 1, 2, 3, 4 che sono rosse, forse, e la 5, 6, 7, 8 che sono verdi, forse. Ecco, qui potremmo pensare un attimo, ci viene in mente qualcosa. Osservate quello che ricavo, è che la 9, la 10, la 11, la 12 sono blu. Perché quelle sono uguali. Beh, il fatto di avere delle bocce uguali prima ci ha aiutato, perché abbiamo una riserva da cui possiamo attingere che ci dice già, noi sappiamo che quelle sono standard, per così dire. Ok? Allora c'è qualcuno che viene in mente come procedere? Adesso... Allora, qui si può provare a ricordare, dunque è diverso il caso, ma quello che ha di più semplice è che qui le 8 possibilità che ho davanti ce l'ho tutte, perché sono quelle lì. Cioè le 8 possibili soluzioni sono sul piatto. La pallina viola, se è una di quelle lì è una rossa, quindi è più pesante, se una di quelle là è una verde, cioè una delle più leggere. Ma le 8 possibilità sono quelle.
Allora, qui se voglio usare il paradigma che ho usato fino adesso, abbiamo 8 possibilità. Dobbiamo fare delle pesate che dividano 8 in quanti gruppi? Da 3. D'accordo? Chiaramente 8 non lo posso dividere per 3. Posso fare il meglio che posso. Sarà 3, 3, 2. Esatto, e ne posso diventare. D'accordo? Io posso fare 3, 3, 3 o cose del genere. 3, 3, 3. Quindi faccio 3, 3, 2. Allora che 3 prendo? Io devo essere sorpreso. Questa è la cosa che, giusto? Cioè devo riuscire a mettere 3, 3, in modo tale che sia sempre possibile questo, questo, questo. Perché se ne metto 3, 3, in modo tale che sia sempre così, o sempre così, o sempre così, butto via qualcosa. Siete d'accordo? Quindi devo dividere quelle 8 in 3 gruppi da 3, 3, 2. Allora, se ne tolgo una da questo e una da quello, che cos'è che sicuramente non succederà? Quindi? Vabbè. Se ne tolgo una e una, però è un bel modo di partire. Perché oggettivamente qui vedere la soluzione bisogna essere, dico mandrake, ma siamo uno che... E non vorrei neanche suggerire ai ragazzi che devono spendere il loro tempo a cercare di risolvere questi problemi, c'è chi si diverte come un matto, ma il senso della cosa non è questo, no? È quello di riflettere un poco sulle strategie con le quali affrontare. Noi dobbiamo cercare di rimanere massimamente, quindi giustamente toglierne una non paga, ovviamente vale anche fare così. Prendo una rossa, sposto di là e ne metto due, no, così azzurre. Sono un po' creativo, qualcosa del genere comincia a piacermi. Bisogna essere un po' creativi. Proviamo, uno può provare, se mi dici i numeri me li scrivo e facciamo i ragionamenti assieme. Va bene nel momento nel quale quello che lascio sul piatto può dare tre risultati diversi, d'accordo? Quindi per esempio il 1, 2, 3, 5, 6, 7 non va bene perché non ho mai che 5, 6, 7 possa diventare più pesante, d'accordo? Quindi vediamo di scrivere, quindi abbiamo già escluso 1, 2, 3, 5, 6, 7, no. Allora, cosa dicevi? Ci provo? 1, 5, 6, 7, 8, ma mi scrivo scusa. Ah, tutte e quattro? Dunque, la regola che dobbiamo cercare di è che dobbiamo dividerli in tre gruppi. Ora, la migliore disposizione, se voglio dividere 8 per 3, sarà 3, 3, 2. Il che vuol dire che peserò, se ho 3, 3, 2, dovrò pesare 3, 3. Ci siete? Perché se peso 3, 2, so già come va a finire, non lo so. Quindi ho 3 e 3. Qualcuno viene in mente un'altra combinazione? Bisogna mescolarli un po' perché toglierne uno non serve. 1, 2, 3, 4, 9, 10. No, meglio sempre anche la verde. Mi sa che ci vuole qualche verde da una parte e qualche rossa dall'altra. 6, 7, 1, 2, 5. 1, 2, 5 di qua, verso. 6, 7, 4. Mi metto in ordine 4, 6, 7. Beh sì, ci abbiamo messo le lettere, quelle me le marco io col pennarello, so anche che sono rosse e che sono verdi, questo sì. No? Nulla che ci possono essere su, insomma. Sì, direi di sì, no? Perché noi le riconosciamo ma non sappiamo, solo perché, sì, dobbiamo saper dire quali sono, se no non ce la facciamo. Allora, qualcuno ha proposto uno, mi ricordo chi, 1, 2, 5 contro 4, 6, 7, ci mettiamo il colore così capiamo di cosa stiamo parlando? 1, 2, 5 vuol dire rosso, rosso, verde, contro, contro rosso, verde, verde. Abbiamo tolto la 3 e la
8. E quindi abbiamo un gruppo 3, 8 di qua, con quello che è rosso e questo che è verde. Allora, vediamo se questo va bene. Allora, vediamo se questo va bene. Questo non è criticabile subito, perché ho diviso per 3. C'è un caso in cui vinco. Se queste sono in equilibrio, perché sono tutte blu, qui le anche, oppure peso queste due, perché so che una è pesante e una è leggera. Quindi, però non so qual è quella diversa, sempre. Ho detto una scemenza, quindi prendo una sospetta pesante, la peso con una normale. No, questa è la seconda. Se è in equilibrio, prendo una di queste due, la miso con una blu. Se è uguale, la leggera, se è diversa, è pesante. Va bene. Però abbiamo detto se questi sono in equilibrio. Se sono in equilibrio. Sì, sempre sono in equilibrio, ma se sono uguali, la blu e quella è rossa. La 3, allora vuol dire che è la 8 ed è la leggera. Però abbiamo fatto il caso in cui questi erano in equilibrio. Supponiamo che questi in equilibrio non siano. Sì. Abbiamo due casi, giusto? Abbiamo che questo è più pesante. Rosso è pesante. Più pesante. 1, 2, 5 pesante. Cosa vuol dire questo? Che la differenza è più pesante. No, cioè, è andata così. Questo vuol dire che è più pesante, vuol dire che per esempio io ho delle leggere che sono di qua, quindi potrebbe ancora essere vero che la leggera di qui. Ci sono due R e ci sono due V. Sono fritto. Ci siete? Perché se mi rimangono due R e due V e ho già fatto due pesate, sono in mezzo alla strada, come si dice. Quindi questa ci piace. Allora, beh, qui adesso abbiamo quasi finito, perché rossa, rossa, verde, rossa, verde, verde non va bene. No, no, quelle blu, anche può darsi, però adesso ci eravamo concentrati su aver diviso 3, 3, 2, non è che abbiamo fatto tutte le divisioni possibili. In particolare qui abbiamo fatto quelle che ci sembravano più naturali, ma ce n'è una forse che si poteva immaginare, se facessi... Tolgo due verdi e poi metto due rosse, verde, verde. Ok? Allora, se sono uguali, adesso questo deve essere 5, ho sbagliato, questo sono due verdi, sono 5 e 8, le confronto e la più leggera è quella che cerco. Giusto? 3, sono a casa. Se è andata che sono diverse, ok? Se sono diverse, cosa vuol dire? Supponete che venga che pesa più di qui. Vuol dire che la diversa è più pesante. Beh, vuol dire che o è l'1 e la 2 se è più pesante, oppure è la 6 che è leggera. Però la 5 e la 8, quindi è andata così. Pronto la 1 e la 2, ho finito. E certo, perché se sono uguali vince la verde leggera, se sono diverse so quale è pesante, ce la faccio. Se andasse cos'ha è uguale, si deve trovare. Ok? Quindi... A sorpresa, questo è... Dico a sorpresa perché uno ci pensa un po', fa questo gioco, fa questa cosa. Mentre allora qui facciamo caso, sono pesanti uguali, quindi le leggere che sono rimaste fuori devo paragonarle. Se pesano diverse, con la pesata faccio quello che devo fare. Ok? Ok. Allora farei un wrap up e poi facciamo un time out. Il wrap up che prego, direi chiudiamo l'argomento. Quindi abbiamo visto che non c'è niente di magico nella bisezione, cioè dipende dalle eventualità che ho. Ed in generale la tecnica che conviene seguire quando si vogliono esplorare delle soluzioni efficaci nei problemi è quella di valutare quelli che sono i pesi delle varie strade che devo scegliere. Qui abbiamo fatto un caso abbastanza semplice, sicuro nella sua complessità, in cui
le palline, il fatto che fossero leggere, pesanti, erano tutti qui probabili. Quindi la tecnica migliore era quella di dividerle a, a pezzi uguali, diciamo il più possibile uguali, perché poi 8 diviso 3 si può fare, no? Quindi si cercava di approssimare alla meglio la numerosità. E la seconda cosa che abbiamo fatto è abbiamo sfruttato che ogni domanda doveva essere fatta in modo tale da lasciare aperto tutte le possibili risposte, in modo tale da distribuire il guadagno e soprattutto abbiamo potuto sbarazzarci della maggior parte del numero più alto possibile di casi in un colpo solo. Numero più alto possibile di casi in un colpo solo, esattamente come facevamo quando sceglievamo i numeri, perché non è esattamente la cosa migliore che posso fare, è mediamente la migliore. Normalmente se uno arriva qua e dice questa è imbattibile, però il problema è che mi frega una volta, poi dopo se lo giochiamo un po' di volte vinco io. Ok, ci riposiamo ancora una volta, poi facciamo ancora qualcosa, non so, ho perso il tempo. Allora, quello che avete visto ve lo passo, dunque la verità è che ci dovrebbe essere un foglio firma che non mi ha dato Ernesto, o meglio no, non è vero che non mi ha dato Ernesto, possiamo fare questo, mi fa il foglio firma perché sono sicuro che mi ha dato i fogli, perché Ernesto è un tipo preciso, vi ringrazio, perché tra l'altro c'è una piccola differenza che rispetto all'altra volta, forse uno o due di meno, qualcosa del genere? Uno o due di meno? Tre di meno? Vabbè, comunque poi spargete la voce che dalla prossima volta il livello si alza, c'è gente più brava, quindi dovrebbero venire. Basta con bilance, storie strane. Allora, dicevo, quindi non ho ancora... ho del materiale scritto che potrei passarvi sulle cose che vorrei raccontarvi, ma preferirei forse provare a costruirlo in una forma un po' più da note, quindi se siete d'accordo io per... non ho la fama proprio di mantenere sempre le mie promesse, ma è puntualità proprio oltre. Potrei dire che nel giro di... Mesetto. Non mi veniva la parola, non riuscivo a dirla. Queste che ho ve le posso dare subito. Quello che speravo di darvi è anche, potrei fare la stessa cosa per quelle cose che vi racconto adesso, però mi sembrava anche più ragionevole proporre un piccolo scritto, insomma, che servisse un po' da guida. Perché devo dire, se uno fa la... come dire, la ricostruzione di come sono nate queste cose, io queste, le cose che vi sto raccontando le ho rubacchiate da vari libri che hanno un tono un po' pesante, io ho provato a alleggerirla, credo che queste cose siano oggettivamente raccontabili a un pubblico anche il cui unico requisito sia averne voglia, cioè rompersi un po' la testa, ma e capisco benissimo a chi sto parlando, diciamo. E quindi non... però magari, che so, quantomeno non è proprio la solita roba, ecco, non può dire anche oggi abbiamo fatto cose, palline, insomma, non l'avevano mai vista, ecco, quindi non lo so, poi voglio dire, io onestamente mi ricordo di quando andavo al liceo, quindi non oso immaginare come siano adesso, io ero insopportabile. Dicevo, quindi in un mesetto potrei darvi sia questo che potrei mandare subito, aggiungo poi le note, il racconto, diciamo, di quello che ho detto, e anche il racconto delle cose che invece vi direi alla lavagna adesso, che sono, come dire, un pochino più avanzate. Non, in modo, secondo me, si può sempre fare tutto, però sono un pochino più avanzate. Allora, la cosa da cui partirei, dopo aver perso i pennarelli, è che noi abbiamo visto, abbiamo parlato dell'informazione. Di Shannon. Ok?
che abbiamo definito come il logaritmo base 2 di 1 su P, dove P è la probabilità con la quale si può, con la quale si verifica un certo evento. Qualcuno può aver sentito parlare di una quantità che è un po' più famosa forse delle informazioni di Shannon e che si chiama entropia di Shannon. Parleremo un pochino dell'entropia di Shannon e vedremo quali sono le relazioni tra l'entropia di Shannon e il contenuto informativo e le connessioni che ci sono tra la codifica dell'informazione e la compressione dell'informazione. Credo che sia un fatto comune che persino adesso che abbiamo dei mezzi molto più capaci di archiviare informazioni, non so, lo smartphone che avete in tasca che memoria abbia, ma tipicamente ne ha una quantità smodata. Si dice sempre, non so quanto poi sia di dominio pubblico, ma non so se sono andati sulla Luna nel 50 anni fa, un po' meno, e il PDP-8 aveva una RAM che era, che so, 16 kilobyte. No? E, sono andati, sono persino tornati alla Luna, anche se qualcuno non ci crede, peccato per lui o per lei. La verità è che, come si dice non troppo spesso, sono andati grazie a Newton e tornati grazie a Newton. E la NASA ci ha messo lo zampino nel modulo che, come dire, li ha fatti scendere sulla Luna e li ha fatti ritirare in cima, poi per il resto ci ha pensato la gravità e il filtro di Kármán, ma quei pochi byte che avevano erano sufficienti. Adesso noi abbiamo cambiato molto la prospettiva, la memoria non basta mai, ma quasi tutti, credo, ogni tanto abbiamo dei problemi, perché poi è vero che abbiamo più memoria, ma è vero che ci impestano di un sacco di scemenze, quindi alla fine abbiamo questo problema di come fare, non ci devo stare, no? Devo stare. Di come fare a mantenere all'interno del nostro supporto, insomma, il materiale che vogliamo. E a questo punto, da qualche parte, avremo giocato quasi tutti con dei programmi che si chiamano ZIP, non so cosa usate, se dovete comprimere qualcosa. E adesso vedremo, ci sono alcune connessioni interessanti, ma la prima, che è subito raccontabile, è: vi siete mai chiesti che cosa vuol dire comprimere un file? E qualcuno ha un'idea? Che immagine mentale abbiamo della compressione di un file? La prima che abbiamo è che lo comprimiamo, occupa meno spazio e quando ci serve possiamo rigonfiarlo, giusto? Nessuno racconta mai che la compressione dei file assomiglia più che a una compressione a quello che possiamo fare con un tubetto di dentifricio. Cioè, nel momento in cui lo comprimiamo, è vero che un pezzo del tubetto si svuota, ma è anche vero che un altro pezzo del tubetto si gonfia. Allora, c'è un aspetto bizzarro che con Shannon si capisce bene, del fatto che se esiste un compressore di file, questo compressore di file non può funzionare ugualmente bene su tutti i file. Quindi il compressore di file deve fallire. Okay? Deve fallire. Ci sono dei file su cui il compressore di file deve fallire, vuol dire ingigantirà il file, ingrandirà il file. D'accordo? E questo si capisce bene con l'entropia di Shannon e con le cose che ci vogliamo raccontare. Ah, grazie, ho capito, mi segno, non capivo cosa vuol dire. Va bene? Quindi questo è un aspetto che secondo me, nuovamente, anche nel mondo, diciamo, in cui viviamo, potrebbe risvegliare qualche minimo interesse sul fatto che la compressione è un aspetto.
stiamo entrando in un terreno un pochino viscido. Tuttora esistono, come un po' sempre ci sono nella vita, questi inventori che si presentano all'ufficio brevetti: ho trovato questo software che è scritto da me, il mio pugno, che comprime qualunque file. E la cosa più bella è che ci sono degli uffici brevetti che mi hanno anche brevettato. Quindi, diciamo, come sempre, del peggio non c'è limite. Per quanto impossibile sia, c'è anche chi è riuscito a farsi brevettare il fatto che lui ha, insomma, ha quadrato il cerchio o ha fatto cose che tutti sappiamo che non si possono fare. Ecco, almeno capire questo credo che sia nelle nostre possibilità, e allora questo lo andiamo a fare. Però per fare questo, prima passiamo dall'entropia di Shannon, che è un, se volete, un piccolo esercizio di teoria della probabilità. Cioè, qui mi chiedo se è colpa mia perché me ne sono andato prima, quindi non ho visto tutto quello che avete fatto. Mi chiedo se con Ernesto, comunque, se anche non l'avete visto con Ernesto, se per caso vi capita di farlo, se abbiamo quello che si chiama la possibilità di fare media, il valore atteso di una quantità, cioè di fare un'operazione che, supponendo di avere non tanto un evento che avviene con probabilità P, ma diciamo, abbiamo casi prima, la moneta che poteva avere testa e croce, quindi poteva avere la probabilità di testa e la probabilità di croce. Quello che sappiamo è che la P di testa è un numero compreso, facciamo un caso non scemo, tutte e due comprese tra 0 e 1, quindi potrebbe essere testa, potrebbe essere croce, io non sono matematico, quindi gli uguali non ce li metto. Inciso, a parte che giustamente i matematici c'hanno anche ragione, perché uguale si può mettere, ma a noi, come come teorici dell'informazione, il caso dell'uguale non interessa, perché il caso dell'uguale è, se la probabilità è 1, logaritmo di 1 è 0, e d'altra parte tra un po' ce la andiamo a casa con probabilità 1, non c'è nessuna informazione che guadagniamo se vi dico che tra un po' la lezione è finita, cioè, così lo sapevamo già. Quindi fatti certi non portano informazioni. L'alfa estiva. Quindi mettiamoci in casi non banali. Sappiamo anche che la probabilità di testa più la probabilità di croce è uguale a 1. D'accordo? Questa somma è fatta così. Benissimo, allora chiameremo l'entropia di Shannon di una moneta una quantità che in genere si chiama H. E sarà uguale alla probabilità di testa per il logaritmo in base 2 di 1 sulla probabilità di testa più la probabilità di croce per il logaritmo in base 2 di 1 sulla probabilità di croce. Allora, l'informazione di Shannon era legata alla realizzazione di un evento, d'accordo? L'entropia, se la guardiamo con occhio come forse avete fatto con Ernesto, è una media, cioè io peso l'informazione di Shannon di testa con la probabilità di testa e peso l'informazione di Shannon dell'evento croce con la probabilità di croce. Ok? Quindi cosa avevamo visto noi prima? Che avevamo? Quando c'era la moneta onesta, avevamo un mezzo. Se ricordate, veniva fuori che l'informazione di Shannon di testa faceva logaritmo di 1 diviso un mezzo, logaritmo di 2 che fa 1, e l'informazione di Shannon di croce anche. Quindi avremmo avuto probabilità di testa, che facciamo quel caso assieme, per la moneta onesta, abbiamo H uguale un mezzo, logaritmo in base 2 di 2 che fa 1, più un mezzo, logaritmo in base 2 di 1 che fa 1, e questo fa un mezzo più un mezzo, 1. Tra parte la media di due uni è 1, niente di più di così.
Se andiamo a vedere cosa succedeva nell'altro caso, ricordate la moneta tarocca, allora abbiamo che H era uguale a, cosa avevamo? 7 ottavi, che veniva sempre quella che sapevamo già, e se ricordate il logaritmo, se ci mettiamo il numero giusto, era 0,19. Siamo un circa, ma insomma, più o meno. Poi avevamo un ottavo per 3. Ricordate perché avevamo il logaritmo di 8, che faceva 3. Adesso qua ci vorrebbero le macchinette. Se andiamo in ottavi, 7 per 19, questo farà circa 1,4, un po' meno, 1,3. 1,3 più 3 fa 3,3. 3,3 diviso 8 è un po' meno di un mezzo. Questa roba qua adesso non lo so, ma tiro non è fatta bene, bisognerebbe usare il cellulare per farcela. Dovresti andare a indovinare, direi che fa 0,4. Aspettiamo il risultato. 54 fa più di un mezzo. Questo mi sorprende un po', perché 7 per 2 fa 1,4. Perché fa 4,4, certo, giusto, assolutamente, 0,54, certo, fa più di un mezzo. 0,54. Allora, attenzione, questo vuol dire che se, cosa dice questo? Questo dice un'osservazione che è molto più interessante dell'informazione di Shannon. L'informazione di Shannon era legata a che cosa succedeva se io lanciavo una moneta tarocca una volta. E diceva, vabbè, la forza, 0,19, no, tre volte. Questo, essendo un valore medio, ci dice quanta informazione noi mediamente riceviamo tutte le volte che tiriamo una moneta tarocca. In particolare, se tiriamo tante volte una moneta tarocca, ogni volta ricaviamo quell'informazione media e quindi dopo n volte ricaveremo un'informazione che sarà n per quel numero lì. In particolare, cosa vuol dire? Se la tiro 20 volte una moneta tarocca, 20 per 0,5 fa circa 10. Cosa vuol dire? Che tirando 20 volte una moneta tarocca io guadagno 10 bit di informazione mediamente. Vuol dire che ogni tanto verrà fuori anche quella che me ne fa guadagnare 3, ma molto più spesso quella che non me ne fa guadagnare, in media sarà circa 0,5. Osservate che quando siamo massimamente ignoranti, cioè quando il risultato dell'esperimento è equiprobabile, quando io non so se verrà testa o verrà croce, io sono sempre molto ingordo di sapere come va a finire. Perché se mi distraggo perdo qualcosa. Con 7 ottavi se mi distraggo probabilmente la faccio franca. Malmen in cols se mi distraggo la volta sbagliata, però mediamente la faccio franca. Quindi qui abbiamo che l'entropia di Shannon ci dice mediamente quanta informazione passa nel momento in cui scrivo le cose in questo modo. Vediamola così, perché questo poi è collegato in modo molto molto interessante e semplice a quelle che sono, per esempio, le regole dei linguaggi naturali. Se invece di pensare, e non lo voglio fare perché è troppo complicato, se invece di pensare alla moneta, pensiamo alle lettere dell'alfabeto, e se invece di pensare all'alfabeto, pensiamo alla produzione di un testo, possiamo immaginare che le lettere si susseguano nel testo, compreso lo spazio bianco, con un pochino di... seguendo delle leggi che sono di probabilità empirica, ci saranno un po' più A che P, un po' più E che F e così via. Possiamo mettere delle probabilità a ciascuna lettera e andare a calcolare qual è l'entropia di un testo, per esempio di un testo italiano piuttosto che di un testo inglese. Cos'è che scopriremo? Scopriremo che le lettere non sono tutte equiparate, la Q non c'è mai, la Z non c'è quasi mai, la A e la E sono sempre tra le scatole in italiano, in inglese credo che sia la E la prima, poi c'è la R, non so, in italiano, ma insomma ci sono alcune lettere che ma si vedono quando si fanno gli appelli, no? Cioè, la M non finisce mai, no? Io c'ero in fondo, non c'era mai nessuno, cioè dipende, no? E questa cosa ci dice? Ci dice che l'entropia associata a un evento che potrebbe essere una qualche lettera, ciascuna con le sue probabilità, ci dà un valore medio, che è l'entropia dell'italiano piuttosto che dell'inglese, che è molto meno di quello che sarebbe l'entropia
se io avessi delle parole costruite con la A, la B, la C, la D, la... tutte ugualmente probabili. Non so chi di voi faccia delle settimane di mistica, forse un po' presto, ma io ho un nonno che la faceva, sono nato vecchio. Quindi... c'è una cosa che si chiama l'aneddoto cifrato, è un giochino in cui uno vede dei numeri e ci deve mettere delle lettere. Com'è che riusciamo a risolvere questo problema? Perché ad ogni numero uguale, lettera uguale, e quando uno trova che il 5 c'è sempre, e dice, vabbè, non sarà la Z se c'è sempre, no? E comincia a dire, potrebbe essere una E, poi magari è in fondo, potrebbe essere una A, no? Sei d'accordo? Poi nota che ci sono due lettere che vengono sempre assieme, allora dice, ah, forse potrebbe essere il CH, o roba di questo tipo. Quindi esistono delle regolarità che ci ispirano, che sono legate al fatto che le probabilità si rompono, non sono quelle più probabili. Se fossero più probabili, una cosa che si dimostra facilmente, questa la possiamo fare assieme, viene fuori che l'entropia è massima quando le probabilità sono le stesse. Quindi nel caso di una moneta, il massimo dell'entropia si ha quando la moneta è onesta. Non appena la tarocco, mi sbadiglio mentre vedo l'estrazione. Se ho una moneta clamorosamente tarocca, non è vero che ogni volta che scopro un bit guadagno un bit di informazione. Perché se la moneta è molto tarocca ed è quasi sempre zero, io sono lì che scopro 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vedo sempre zero, mi rompo le scatole perché non succede niente di nuovo. Ogni tanto sobbalzo perché arriva un 1, d'accordo? Ma l'entropia di questa sorgente, si dice, è molto piccola. Perché le probabilità sono sbilanciate, quando le probabilità sono sbilanciate questa somma, questa è così, ma se io invece di una moneta tarocca così ce l'avessi ancora più tarocca, sarebbe ancora di meno. Mentre l'entropia legata a fatti equi probabili è più grande, e c'è una formula facile da ricordare, se io avessi n possibili risultati, la tombola, estraggo un numero di 90, fatemi fare una tombola più facile, una tombola con 64 numeri, sennò con i logaritmi invasi 2 facciamo fatica. Facciamo una tombola di 64 numeri, viene fuori che P, ogni P è fatto da 1 diviso 64, quindi avrei 1 diviso 64 per logaritmo in base 2 di 64, più, non voglio usare la sigma che fa paura, quindi qui ce l'avrei 1 più 1 più 1, ce ne sono 64 di questi qua. E ciascuno di questi cosa fa? Questo fa 6, questo fa un 64esimo, ne ho 64, quindi questo fa 6, perché sono 64 termini uguali a questo. E 6, che è il logaritmo di 64, è il massimo dell'entropia che posso avere se avessi 64 possibili risultati. Allora viene fuori un risultato abbastanza semplice, intuitivo, che dice, se scrivessimo testi con la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la... tutti ugualmente probabili, i testi sarebbero più corti. Perché ogni volta avrei molta sorpresa. Facciamo qualche esempio, perché è così nella vita. Cosa succederebbe se avessimo un testo scritto così? Sarebbe un delirio, perché quando io parlo, se dico... c'è un po' di disturbo, mi mangio le parole, dico una parola invece di un'altra. Cosa succede? Che c'è quella che si chiama ridondanza nel linguaggio. Non proprio tutti i bit che vi sto mandando vi servono. Alcuni bit vi arrangiate anche se non vi arrivano. Esattamente come sbadigliamo con la moneta tarocca, anche se perdiamo qualcosa non cambia nulla. Cosa sta succedendo? Che questa è una cosa che possiamo guardare assieme, lo facciamo. E si nota che allora l'entropia è massima in quel caso. Quando l'entropia non è massima, il messaggio si allunga e a quel punto è possibile fare qualcosa per eventualmente comprimerlo. C'è un fatto molto semplice legato al linguaggio naturale che ci può fare un pochino da guida, ed è che nel linguaggio naturale si contrasta questa cosa facendo sì che le parole che usiamo più spesso siano più brevi. Cioè in nessuna lingua l'articolo è ma è la, il, gli, le, e, o. Nessuna come congiunzione supercalifragilistica spiralidosa. Quindi le parole che sono di uso molto più comune vanno a essere accartocciate in modo molto più
più violento. Adesso qui, quindi per metterla un pochino pulita, allora abbiamo che l'entropia di Shannon è la somma, è la media, che è il valore atteso, non so che parola ha usato Ernesto, media ci piace, se possiamo usare media va bene, la media pesata con le probabilità dell'informazione di Shannon, ha questa grande proprietà di essere massima quando gli n possibili risultati del mio esperimento sono equiprobabili. Quindi abbiamo che in generale il valore massimo H è sempre minore o uguale del logaritmo in base 2 di n, dove n sono i possibili risultati. Primo risultato bizzarro. Allora prendiamoci un alfabeto semplice, quello dell'informatica. Tutti i file che abbiamo noi, non so, nessuno li va mai a guardare così perché non sono praticamente interessanti, però ci piace più guardare la foto della zia piuttosto che sentire della musica o far girare un programma, fare quello che vogliamo. Ma se invece fossimo dei super nerd andremmo a vedere la sequenza di bit che compongono quel dato programma, piuttosto che la data immagine, quel dato film o quello che vogliamo. Sarebbe una noiosissima sequenza di zeri e di uni. Da qualche parte è una noiosissima sequenza di zeri e di uni. Ci possiamo chiedere quant'è l'entropia, almeno approssimativamente, dei file che stiamo guardando. Che domanda è? Cosa vorrebbe dire? Pensiamoci un attimo. Quanti sono i possibili valori? 2. Cosa che possiamo fare, che so, abbiamo molta pazienza, un po' di tempo, ci mettiamo a prendere il primo file che abbiamo, contiamo quanti zeri e quanti uni ci sono, ce l'abbiamo da fare. Contiamo quanti zeri e quanti uni ci sono in un film, contiamo, ce ne sono, perché è diventato... Però mica dobbiamo farlo a mano, cioè glielo facciamo fare da qualcuno che è molto capace, che guarda, che conta. E alla fine verrà fuori un certo numero, facciamo la frazione, quello più o meno ci dirà la probabilità empirica con la quale le cose vanno, avete visto, con, no? Queste cose forse sono digeribili. Bene, allora se questo è il caso, noi sappiamo che al massimo sarà 1, perché avevo 2, d'accordo? E supponete che venga... per qualche motivo in quello che stiamo guardando viene 0,2, qualunque cosa venga, però un numero più piccolo di 1, se non più piccolo di 1, che cosa ce ne facciamo, che cosa vuol dire? Allora vediamo prima di tutto un risultato generale sorprendentemente semplice e che è però sul quale l'ufficio brevetti ogni tanto si inciampa, diciamo, per cui abbiamo visto che tutti i file che abbiamo hanno più zeri che uni, per cui viene fuori 0,2, qualunque cosa questo voglia dire, e sono tutti composti, perché siamo stati bravissimi a selezionarli, occupano ciascuno lo spazio di, che so, un megabyte. Tutti i file che ho sono di un megabyte, se vado a contare quanti zeri e quanti uni hanno dentro, hanno, che so, 20% di zeri, 80% di uni. D'accordo? Quindi sono fortemente sbilanciati. Se quindi questo mi dice che circa la probabilità di zero è circa un quinto e la probabilità di 1 è circa 4/5. D'accordo?
se avessi voluto conservare l'esempio della moneta tarocca, può darsi che questi file siano come una... anzi facciamolo così almeno abbiamo gli stessi numeri, ci mettiamo la moneta tarocca e i nostri file per qualche motivo hanno un ottavo di zeri e sette ottavi di uni. Sappiamo questa proprietà è un ottavo, queste sette ottavi, sappiamo già anche che H per, si dice per simbolo, cioè la sorpresa con la quale mediamente scopro un bit, è circa 0,54. L'abbiamo fatto assieme. Questo dice che non tutte le volte che scopro un bit guadagno, perché io so già che molto probabilmente è 0, non è più probabilmente 0 che si ho. Allora, arriva un buon tempone che dice, Gino, ho trovato un modo di comprimere questi file. Arriva e me li comprime tutti. E arriva, altro brevetto, funziona. Allora, noi siamo maligni però, e non glielo diciamo, e gli diamo da comprimere un file di 1 MB. Che ha, che so, giusto se vogliamo girarlo, avrà 7 ottavi di zeri e un ottavo di 1. Cioè gli do un file che è esattamente la stessa dimensione di quelli che il compressore comprime, però chiamo 0 l'1 e 1 lo 0. Ci siete? Allora, com'è che potremmo fare ad accorciare una parola in italiano? Cosa faremmo? Uno prenderebbe le parole con le lettere che capitano più spesso, esattamente come succede con e, li, la, e le accorcia. D'accordo? Dopo che ho accorciato, quante parole da una lettera posso fare? 26. Quante parole da due lettere posso fare? Un po' di più, però, insomma, sono quello che sono. Siete d'accordo? Piano piano, se occupo tutte le slot per le parole corte, che stanno accorciando parole lunghe, perché io ho preso tavola e la scrivo boats, è più corta, mi piace di più, me la tengo, me la comprimo. Prendo seggiola e scrivo, cioè, posso usare anche le cose più strane, sono liberissimo di farlo. Sto comprimendo, cosa sto facendo? Sto prendendo delle parole più comuni o delle lettere più comuni e le sto accorciando. Allora, cosa succederà a questo compressore quando gli darò una sequenza di parole strane che non ha mai visto o di lettere che sono particolarmente improbabili? Il consiglio che vi darei è prendete un compressore di testi e invece di dargli la Divina Commedia fate, come si chiama, una scimmia alla tastiera, cioè cominciate a dargli ampersand, punto esclamativo... il numero che ho pensato, Arcibaldo, non lo so, metteteci quello che volete e provate a fare comprimere per vedere cosa combina. Allora, quello che succede è che nel momento in cui io mi sono dato da fare per comprimere qualcosa, qualcosa ho lasciato perdere, ma vediamo il principio da capire, non è troppo difficile ed è legato semplicemente al fatto che abbiamo che detto che H è minore o uguale al logaritmo base 2 di N. Questo ci dice che se abbiamo mettiamola così, prendiamo i 1024 numeri che avevamo. 1024, logaritmo di N fa 10. Qui c'è scritto posso scrivere i 1024 numeri usando meno di 10 bit? Non ce la faccio, perché se... E dice, ma no, sì che ce la faccio, perché io prendo il primo e scrivo 0 e non uso neanche un bit. Il secondo scrivo 1, sempre un bit. Quindi ho cominciato... Ci siete? Così diventiamo vecchi perché 1024 sono troppi, giochiamolo con 16, tanto è uguale. Vediamo lo stesso e non, come dire, riusciamo a uscirci vivi. Quindi proviamo a accorciare i primi 16 numeri. Così vediamo l'effetto di perché non è possibile comprimere tutti i file. Cioè,
supponete di avere come problema quello di scrivere nel modo più breve che potete, possiamo, i numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anzi facciamolo così, ancora più facile, ne mettiamo solo 8, 7, va bene? Quanto fa il logaritmo di 8? 3. Questo dice che con 3 bit me la cavo e lo so già, perché 0 sarebbe scritto così, 1 sarebbe scritto così, 2 sarebbe scritto così. Qui sto andando su cose un po' più, non so se i ragazzi... Ok, se lo sanno, questo sarebbe 3, questo sarebbe 4, questo sarebbe 5, questo sarebbe 6, questo sarebbe 7. Osservate, non ci sono buchi, o sono 0, sono 1, vanno tutti bene. Ma succede se faccio il furbo? Dico no, 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 io posso essere molto più stretto di così. Io 0 lo scrivo così. 1 lo scrivo così, 2 lo scrivo così, 3 lo scrivo così, 4 lo scrivo così, 5 lo scrivo così, 6 così, 7 lo scrivo così. E gli dico, vedi, hai visto che posso... non lo posso comprimere. Allora qua succede una cosa che... a noi piace comprimere, ma ci piace anche decomprimere. Quindi quando comprimiamo possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo anche far sì che se cambiamo idea possiamo decomprimere. Allora, per esempio, non è obbligatorio fare così, ma se tengo le triplette, comprimo una tripletta, insomma ogni numero che è una tripletta, vado a triplette come DNA e non ho problemi. Se metto insieme questi numeri, non è più sempre così semplice, perché qui ho per esempio 1, 1 e qui ho 1, 1, 1, quindi se metto insieme il 3 col 7, ho 5 uni, potrebbe essere il 3 col 7 o il 7 col 3, o addirittura potrebbe essere 5 volte un 1, oppure un 1, un 7, un 1, oppure un 1, un 3, un 3, un 3, un 1, un 3, e così via. Quindi ho delle ambiguità. E in generale rimane vero che non riesco a fare queste operazioni. Qui ci sono dei casi ancora più... Quindi, stabilito che vogliamo fare così, cioè che non è possibile, cioè che io voglio avere un codice che mi consenta di comprimere e scomprimere in modo tale da non perdere reversibilità, quello che succede è che uno potrebbe dire, beh, ancora, ma io mi potrei dar da fare per scrivere in modo più, per esempio usare solo 2 bit per scrivere queste cose, questo numero qui, io voglio usare scrivendo solo 2 bit. Che so, così. Questo, allora sarà così. Questo sarà così. Questo sarà così. E mi accorgo che siccome ho solamente 4 coppie di bit, se ne uso 2 posso solo fare 4 diverse coppie, non posso mettere 8 oggetti in 4 cassette. Mai capito bene perché, ma in matematica c'è una cosa che si chiama il pigeonhole principle. Perché lo chiamino principle non mi ha dato sapere, perché a me sembra una cosa abbastanza ovvia, ma che dice che se ci sono n cassette delle lettere e arriva un postino che ha n più 1 lettere, una qualche cassetta si prende 2 lettere. Come si chiama principle? Non ho mai ben capito cosa ci sia di così profondo in questo principio. Però questo è il principle. Se io ho 8 lettere e 4 cassette delle lettere, mi ha fatto. Ce la faccio. Ok? Quindi il problema della compressione nasce da lì. Quindi se io ho file da 1 megabyte, quanti sono i possibili file da 1 megabyte che io ho? E uno può fare il conto, ma non è possibile che quindi io possa comprimere tutti i file da 1 megabyte che ho. Perché i file da 1 megabyte che ho sono esattamente come questi. Questi sono file di 3 bit. Non li posso tutti comprimere. Perché se riesco a mandare questi in modo molto piccolo, ne avrò alcuni che dovranno esplodere. D'accordo? Quindi il modello è quello del dentifricio, non è quello, non so come dire, uno si aspetta che sia un po' quello del pallone che si comprime, della pressione che aumenta.
non è un buon modello del compressore. Il compressore, come dire, se ne approfitta, perché il compressore va a stanare le ripetizioni e le uccide. E quindi è capace di trovare, o cerca, poi sono una parte molto elegante della teoria dell'informazione è quella che va a cercare codici che possono essere utili per comprimere. Ma cosa sfruttano? Sfruttano l'entropia, sfruttano il fatto che c'è la ripetizione, sfruttano il fatto che c'è ridondanza e cercano di comprimerla. Ma questo sapendo bene che si fanno belli, che nessuno si mette in pancia un romanzo che è una sequenza casuale di lettere. Quella è incomprimibile, ma non gliene frega, diciamo, tendenzialmente quasi niente a nessuno. Un esperimento su cui si può sfidare tutti, non sfidare, ma come dire, per rendersi conto che queste sono cose troppo lontane da noi, se uno prende uno zip e fa avere uno zip su quello che vuole. Dopodiché cambia, credo che debba chiamare normal file perché l'estensione, se no zip dice no, l'ho già fatto. Chiamalo PDF e poi zippalo di nuovo, chiamalo PDF, zippalo di nuovo. Penso che dopo 3 o 4 volte vedrete che comincia a diventare più grande, d'accordo? E questo ci riconcilia col fatto che non è possibile, siamo al pigeonhole principle, fare. Io sono le 6, la finirei qua. Quello che potrei fare nelle note, potrei metterlo in un modo che sia un pochino più pulito di come ve l'ho fatto sulla lavagna. È possibile con un piccolissimo, però lo faccio, cioè, ve lo metto nelle note e poi vedete voi se volete farlo o non volete farlo, fare qualche piccolo esercizio di codifica che sfrutta l'entropia. Cioè di, se volete poi vi faccio vedere, facciamo una cosa, non ve lo infliggo, però vi racconto solo su cosa si basa e se voi mi dite, però magari avercelo ci può essere utile, allora io mi do da fare per scrivere delle note che possano essere compresse, come dire, esposte nei tempi giusti a una platea giusta, per così dire. L'idea potrebbe essere questa e poi la finiamo qua. Ma è veramente un'idea molto semplice. Un signore che era un allievo di Shannon, si chiama Huffman, e dice questo. Allora, supponiamo di avere facciamo un alfabeto magari più come quello del genoma, quindi non con 26 lettere, magari ce ne abbiamo solo 4. E supponete che le lettere che abbiamo sono la A, la B, la C e la D, e di sapere che la A compare con probabilità 1/2, la B con probabilità 1/4, la C e la D con probabilità 1/8. D'accordo? Allora, qui, cioè, esercizio 1, uno può fare quanto è l'entropia per simbolo di questo, di questa lingua, l'entropia di simbolo di questa lingua è 1/2 per il logaritmo in base 2 di 2 più 1/4 per il logaritmo in base 2 di 4 più 1/8 per il logaritmo in base 2 di 8 e poi ce n'è un altro, quindi va bene? Uno va, se lo conta. Questo fa 1, questo fa 1/2, più questo fa 2, quindi fa ancora 1/2, questo fa 3, per 2 6, 6 ottavi, se vado tutti in ottavi, questi sono 4, più 4, più 6, 8, 6, 14. Nel 60 ci starà 7 volte e poi 5. A 1,75. Allora io so che il logaritmo, se fossero equiprobabili, il logaritmo in base 2 di 1, 2, 3, 4 è 2. Ok? Cioè, se avessi una lingua che ha 4 lettere, queste 4 lettere fossero equiprobabili, l'entropia di Shannon di quella lingua sarebbe per simbolo sarebbe 2. Queste sono non equiprobabili, non è molto piccola, però un po' più piccola, è 1,75. Allora, questo vuol dire che io, se dovessi, per esempio, mandare, io ho un amico che parla binario,
E dico, allora A, B, C, D, cosa vuoi che ti dica? Io faccio così. 0, 0 per A, 0, 1 per B, 1, 0 per C, 1, 1 per D. E gli scrivo il mio messaggio. Sono costretto a scrivere dei messaggi che mediamente hanno due bit, anzi, sempre due bit per simbolo. Qui c'è scritto che se mi sforzo un po', dovrei poter trovare un modo di scrivere più corto. Okay? È chiaro che sto dicendo, ma mi avevi appena detto che non era possibile. Beh, io sto dicendo che queste sono le probabilità. Se per esempio arriva un messaggio che è di, e quello è proprio il messaggio che finiremo col gonfiare, perché è un messaggio raro. Ma il nostro zipper noi lo mandiamo sui file delle nostre foto, non sul rumore. Per inciso, zippare le foto avete già visto che non funziona, perché sono i JPEG, è già un compressore, quindi non si comprime quel che è compresso, perché si basa proprio su queste idee. Ma va bene, a parte quello. Allora, proprio due cose, perché è velocissimo ed è carino il meccanismo di Huffman. Il meccanismo di Huffman dice di fare questa operazione, ve lo dico veloce, poi se mi dite che ne vale la pena di scrivere note. Il meccanismo di Huffman dice quello: prendi i simboli e ordina le probabilità. Un bel giochino, cioè, si può fare facilmente. Ordina le probabilità, quindi metti A un mezzo, B un quarto, C un ottavo, D un ottavo. Fatto così ricostruiamo anche un albero con le mani, non con, senza programmare niente. E uno dice: prendi le due probabilità, prendi due simboli con le probabilità più piccole. Ok? E li metti, l'albero lo costruiamo delle foglie, questo lo chiamiamo C e questo lo chiamiamo D. Poi li unisci e dici: questa cosa qui adesso la chiamiamo nuovo nodo, sono tutti assieme e hanno probabilità che è uguale alla somma delle probabilità, che è un quarto. Perché un ottavo più un ottavo fa un quarto. Riguardo la mia lista, qui la facciamo semplice perché si possono anche superare, ma in questo caso non si superano. I due con probabilità più bassa sono B e questa robina qui. Questo è B. Questo è quello nuovo che ha probabilità. Stesso gioco di prima, qui ci metto A e poi faccio questo. Ok? Adesso eleggo una via, quello che a destra è 0, quello che a sinistra è 1. Forse ho detto destra e sinistra, mi sono girato un po' male. Allora, io dico che, qui dentro leggo che, A va in 0, B va in 1, 0, C va in 1, 1, 1, D va in 1, 1, 0. Cioè parto da cima e percorro l'albero fino a che arrivo in fondo. Questa è una magia perché se mescolo queste codifiche non ho mai i problemi che avevamo prima, non mi confondo mai, perché provateci, ma si vede, queste hanno tutte le buone proprietà, questo è un codice che ha garantito che non si confonde, cioè se ci metto una sequenza di zeri una sequenza di A, non appena parte, è quello che si chiama il prefisso sia del telefono, dell'univocità, insomma non fa mai pasticci, chi fa un po' di telecomunicazioni forse se lo ricorda. Questa cosa qua è caruccia, perché cosa viene fuori? Che questo è lungo, questo è molto corto. Osservate che io ho promesso, cioè mi sarei aspettato una lunghezza media di 1,75. Qui addirittura ne ho alcuni lunghi 3. Però, non a caso, perché non sono, come dire, Huffman non era fesso, sono lunghi 3 quelli improbabili. Ed è super corto quello probabile. Se vado a fare la lunghezza media del mio codice, la lunghezza media del mio codice è avrà
lungo 1 con probabilità 1/2, poi lungo 2 con probabilità 1/4, ci siete? E lungo 3 due volte con probabilità 1/8. E questo è il numero che abbiamo fatto prima, questo è 1,75. Okay. Quindi Huffman fa il miracolo in questo caso. Questa è una codifica per simbolo. Questo è un aperitivo in un caso semplice, quindi chiaro che abbiamo fatto un sacco di sconti, d'altra parte. Però ci fa una vista di cosa si può, come si può un pochino grattare. Dov'è che si gratta? Si gratta nel fatto che si possono usare bene le probabilità per accorciare, per così dire, i messaggi probabili, le sequenze probabili, e ovviamente allungare. Qui se prendessi il file DCC, questo è più lungo che la codifica che gli darei con così, questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sarebbe lungo 16 lì, se lo guardo come l'ho fatto io, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 3, 21, 22, è più lungo. Però è anche vero che avevo detto che questa probabilità è 1/8, questa probabilità 1/2, questo qui è una roba super improbabile. Siete? Non chiederò mai di comprimere. Diciamo, magari l'Ulisse di Joyce sarà così, no? Cioè, vuol dire, ci saranno dei romanzi strani, però devono essere, forse Finnegan's Wake più che l'Ulisse. Cioè, devono avere parole proprio un po' bizzarre. Va bene, se pensate che ne valga la pena, questo è una cosa carina secondo me perché anche questo è un piccolo gioco, mettiamolo così, no? mi sforzo di proporvelo in chiave, come dire, spendibile per la platea degli scalmanati. Scusa? È carino il discorso del grafo. Sì, secondo me quello si ricollega a delle cose che potrebbe aver visto, e c'è questo aspetto della compressione che può essere caruccio, perché si vede, e possono vedere che alcune cose si comprimono e altre, ahimè, cioè si ciccioliscono. Si concretizza un po' il discorso che prima rimaneva un po' astratto. Esatto, no. Qui risente anche il fatto che non, ok, me lo preparo bene. Ok, va bene. Grazie a voi. Ottimo. Io...